Partiti! Non mi era mai successo di avere il duca e il Meghi! Non so come gestirli, Meghi clamoroso e duca! Attenzione, faccio subito una storia su internet! Benvenuti a tutti, Meghi nazionale! Allora, ciao a tutti! Ciao, ciao Duca, Andrea! Ciao! Buonasera, Ciao! buonasera. Buonasera, buonasera a tutti! Ciao, ciao! Devo fare subito una storia con questa foto Aspetta perché... che mi muto 30 secondi, arrivo. Sì, e non bestemmiare che mi si è sentito. Faccio una foto, anzi, non faccio neanche una foto, faccio un mini video. Vi dico solo che in live, oltre al Duca, verrà Alessandro Catto, ma c'è già il Menghi nazionale. E Grande ahimè, Catto, grande attenzione, Catto. verrà anche Catto che mi ha dato l'ok, una live clamorosa. Vi aspetto, siamo già online. Aspetta che metto la storia. Menghi e Catto presenti. Sempre presenti. Siamo. Come va? Menghi, no, eccoli, già. Certo. Siamo già live. E vaffanculo anche sta merda di Instagram. E Vidal? Oh, l'hai visto Vidal la storia? Cominciamo con Vidal. Sei un bastardo, Vidal. Ha fatto la storia. Questa è la mia prossima squadra. È uscito il Brasile. Ma che scemo di merda Flamengo. è? Flamengo, sì, come se si diceva, ma come sta questo qui? Ieri ha mandato Quindi Flamengo e non Colo-Colo. Flamengo e non Colo-Colo. Lui va al Flamengo, no, ma lui voleva sempre andare lì. Duca, ci sei? No, è Abbiamo andato a il fare. Menghi Prime Time, già 100 e passa persone, 110. Menghi for President, Vidal, povero, povero Cippalippa. Povero Vidal. Attenzione! Io non voglio parlare. Fate le domande al Menghi nazionale. Fate Una volta domande lui che disse SI. SI, Scusate, ho certo. mangiato un nuovo sodo, mi è rimasto SI, Simone Inzaghi. Ai ai Ora ai. che tutti ci siamo esaltati, io un po' meno, perché Anche io non mi sono il più esaltato. grande sei tu, Menghi. Tu sei il più grande perché prima dell'esaltazione tu avevi già capito che sarebbe arrivata l'esaltazione e la controesaltazione. Io invece avevo detto ci sarà un calo drastico e poi insieme avevamo detto SI. Oggi Certo. Padovan, quello che Ho faceva, visto cosa abbiamo mandato Padovan, ho cosa ha visto detto Padovan? che è troppo amico dei calciatori. Non E io cosa bisogna essere dissi? amici. Qual erano le mie fonti, le fonti? Che Non me lo ricordo. era amico dei Era calciatori. amico. Sì, non va bene. Grazie a Walter Maria, Walter Mario Mancini, vabbè, non Grande. ci vedo un cazzo. Grazie Walter con le vostre donazioni, grazie, non abbiamo fatto il clean sheet. Grazie mille caro Walter, se hai una domanda per il Menghi puoi farla. Fai Il domande, fai Menghi come domande. vice Inzaghi, ok? Facciamo il contrario, facciamo Inzaghi come il vice Menghi. No, Esatto. Che cazzo c'è che non va? Menghi, tu che sei un grande saggio, dici qualcosa su Inzaghi. Prima domanda. 160 persone. Inzaghi, lo Essi! ripeto, SI Eccomi. è un buon allenatore, su questo non ci sono dubbi, però non ha la stoffa di essere l'allenatore dell'Inter o di squadre tipo Inter. No, l'Inter. Ok. Perché nelle L'Inter, altre... poi l'Inter rispetto alle sue rivali di sempre, che sono Milan, Juve o altre grandi, diciamo, l'Inter è ancora peggio da governare. È la più difficile. Per la stampa, È perché lì molto più difficile fare l'allenatore dell'Inter che della Juve, o del Milan. lo disse il Trap 25 anni fa, all'Inter un anno ne valgono 5, l'Inter ha contro la Poi stampa. dopo Inzaghi ha avuto la sfiga di arrivare all'Inter con un Inter non dico distrutta, ma quasi. E quindi, Cioè se tu tu mi dici sostituisci, che... ebbene, Beh, però fino a un certo punto, Minghi. non puoi sostituire Lukaku con Dzeko, è inutile stare qua a girargli Sì, ma non attorno. siamo in Premier League, però, Minghi, guarda Certo, l'avversario. certo, certo, certo. Beh, comunque nella nostra squadra ci sono dei giocatori che l'anno scorso, grazie a Conte, rendevano e quest'anno non Questa è rendono la più. teoria del Duca. Il Duca Vedi dice Barella, vedi Barella. Dopo che tanti giocatori Barella è stanco, ha giocato tutto l'anno. hanno overperformato, sei d'accordo Menghi? Lo dice il Sono Duca, che d'accordo, hanno sì, fatto... sono d'accordo, sono d'accordo.
Più che altro, oltre al discorso dell'overperformato a livello fisico, cioè vedo per esempio proprio Barella, c'è gente che ha overperformato a livello mentale. Anche, perché anche. Allora, il punto è, tanti dicono, sono stanchi, ma uno vede la stanchezza, perché Barella tira il carro da 2 anni, ok, va bene, certo, se tu mi crolli al 50esimo, io lo capisco. Oh, questo qua dal 10° del primo tempo inizia a sbuffare, sbracciare. Ciao, Catto! Stasera c'ho veramente... Ciao, Catto! Manca solo Leo, è veramente grande, Ale. Chi c'è? Mengi! Grande Mengi! E Mengi, c'è il Duca fomentatissimo, ci mancava il Mengi. Che live! Ma io voglio fare una domanda. Secondo voi la sconfitta inaspettata nel derby ha lasciato strascichi? Per me sono cagate, ti spiego il perché. Dimmi. Anche qua tutti che tirano con sta tarantella allora, sono due le motivazioni per cui ti dico sono cagate. Allora, uno, dopo il derby tu vai contro la Roma, loro, ok, la Roma adesso, tutti i problemi, quello che è. Loro tutti titolari, te con metà riserve e li ari per 90 minuti, vai contro il Liverpool sempre dopo il derby e fai una partita dignitosissima. Finita, ma dignitosissima, considerando che avevi contro una non corazzata, di più. A questo aggiungo, se tu squadra, tu campione d'Italia, ok? Tu con lo scudetto sul petto, dopo un mese di partita passata, ancora gli strascichi del derby, figlio mio, vai dallo psicologo. Cioè, non è normale, Figa, non è normale. Lo psicologo dovrebbe essere SI, dovrebbe essere, giusto? No, ma anche loro però non sono bambini delle elementari, un minimo di dignità, c'è lo scudetto sul petto. E allora torniamo a quello che ti dico, senza un Conte che gli striglia, cosa sono, dei bambini, figa? Certo, praticamente certo, sì. Attenzione, Duca più Mengi, faccio fare Netflix, dico una cosa io, Andrea Ciliani, grazie, sempre presente, ciao Andrea, credo dall'Albania, grazie per il caffè, caro Andrea. Allora, vi dico una cosa, l'Inter ha sempre bisogno di un certo tipo di allenatore. Di un colonnello. Di quel, cioè, se va via Conte, deve arrivare Simeone. Non c'è un altro sostituto. Sono d'accordo. Un cazzo proprio di Conte, però a noi serve quello lì. Perché? Perché non c'è alternativa. Ora dico, perché Mourinho poteva fare l'amico dei calciatori? Perché Mourinho arrivava da fresco da Chelsea, Coppe col Porto, Champions, era il Mourinho più forte. Cioè, e in più ha a che fare con i trentenni. Quindi i trentenni e una persona di spessore come lui, un'Inter già formata, non è che ti si ribellano i calciatori, mentre Conte ha dovuto usare il bastone, perché il 90% all'Inter erano dei ragazzi, a parte di Andanovic. Ecco perché devi usare il bastone. Inzaghi, bastone nel senso buono, cioè devi essere rigido, distaccato, come Capello, come... Carota e bastone. Sei d'accordo, Ale? Benvenuto ad Alessandro Catto, iscrivetevi al canale, seguite il Duca e seguite anche il meme. Ciao ragazzi. Allora, non ti sentiamo, abbia no? Un livello di allenatorato. No, mi sentiamo male, cazzo. Sì, ogni tanto salti. Adesso mi sentite? Ok. Adesso sì. Dicevo che Conte, non, cioè che Inzaghi non abbia il livello di grinta, di energia, di farsi seguire dalla squadra che c'ha Conte, è ovvio, è palese, è sotto gli occhi di tutti. Inzaghi è una... come posso dire, è una ballerina così, un filone, un esteta di se stesso, no? Conte è uno con i cojones, è uno grintoso, per carità, però penso che tutta sta situazione dell'Inter in crisi sia una cosa che si autoalimenta, cioè nel senso l'Inter non segna e tutti parlano di crisi Inter, l'Inter fa schifo, l'Inter non vince. È un po' una cosa che si autoalimenta, secondo me. Io credo che l'Inter, tutto sommato, abbia tutte le carte per vincere lo scudo. E poi, vabbè, la Champions è andata a puttana. Ma tu ci vedi tempo. Ancora vincitori dello scudetto, onestamente? Per me lo può perdere solo l'Inter, nel senso, sta già rischiando di riaprire la lotta per certi versi l'ha riaperta. Vedo, io la Juve non l'ho mai fatto fuori, perché la Juve per me è la squadra più forte della Serie A. Su no, questo non si piove. Una battuta quando vinto ieri li avete umiliati, cioè ieri però... proprio ho guardato giù la sfiga e basta, perché ieri la Juve a Firenze li avete umiliati 90... ieri, li avete... Real.
gli avete umiliati 90 minuti e fosse finita 3-0 avreste rubato niente. Sì, ma è proprio perché la Juve ha fatto schifo che, e perché noi abbiamo perso questa Juve piccola e coglioni girati, perché con una Juve così secondo me dovevamo essere più cattivi e buttarla dentro. E me ieri la Fiorentina, sono onesto, mi sono attirato anche cose critiche, ma non è piaciuta. Squadra troppi passaggi all'indietro, squadra troppo inconcludente, ecco, dovevamo essere più cattivi, io ho visto questo. Comunque l'Inter per me è ancora la favorita, ecco, sullo scudetto. L'Inter è ancora la favorita per lo scudetto. Se Inzaghi lo butta via, ha le sue responsabilità, anche a livello tattico, perché per me doveva fare il 3-4-1 dell'inizio anno e non l'ha mai fatto. Di errori ne ha fatti Inzaghi a livello tattico, e più di una volta. Aspetta, facciamo una pausa. Prima ne ha fatti di errori. Prima di parlare tattica ho dei nuovi membri. Il primo è Maurizio Giolatti, che è un vecchio amico caro, ma viva, sei un nuovo membro. È un vecchio! È un carissimo Maurizio Giolatti, grazie. Grazie a Daniele Castelletti per la donazione. Grazie, grazie di cuore. E poi abbiamo Marco Albieri, ok? Che fa parte dei Verdi. Marco Albieri, ok? Grazie mille. Eccolo lì. Abbonamento, sei anche tu un nuovo membro. Dopodiché questa sera la squadra è veramente al completo. E Samuele Bombonato è un nuovo membro. Grazie, è un nuovo membro. Grazie per i membri, vi ringrazio di cuore. Siamo già in 400. Io non posso interrompere la live, ma ho il dovere. Allora vediamo se con le donazioni abbiamo le domande per i ragazzi. Attenzione, perché è un palco osceno così. Un palco di merda. Non lo troverò io, il Meg, il Duca, il Catto, non li troverete più. Atte, tra l'altro, invitati all'ultimo e presentatosi così questo giovedì del cazzo, giusto per parlare, ecco, di grazie, ero lì. Ciao Fabio, grande, troppo grande, onore a voi, siete calcistica mente, mente. Grazie per questa live, grazie a Carlos Rafael Lopez Martinez, detto Lautaro. Oh, sapete chi mi ricorda Lautaro? Sapete chi mi ricorda Lautaro in queste partite? Quello del film di Terence Hill e Bud Spencer, che dice: la mia sposa era il fiume. Io gli ho dato solo qualche coltellata, era già morto. Io gli ho dato solo qualche coltellata. Sì, è un indio. Invece a me mi ricorda Herbert Ballerina. Perché si tirano, riesce. Grazie a Carlos Rafael Lopez Martinez, detto Pablo Escobar. Grazie di cuore. Grazie a Matthew Lothar. Lothar Matthew. Ecco che ci fa la donazione. Poi li ricovero tutti al Granduca di Milano in Ravizza e gli offro la pizza. Anzi, poi faremo una pizzata. Grazie. Poi quando vuoi scendo in guerra contro metà Inter Twitter, dimmi tu. Sì, ma stasera ne abbiamo tante, perché cosa dici su Inter? Aspetta, siamo quasi in 500, abbiamo i Pifferai che sono tornati e Seba invece mi dice che, insomma, posso dirlo, Seba mi dice che è fatta, è chiusa e conclusa. Ci sono delle situazioni dove, ripeto, io non ho nessun riscontro, però esce la Superlega, esce il discorso PIF. Ringrazio Matthew di cuore, che però non ha fatto nessuna domanda, ti invito a fare una domanda. Ringrazio Danilo Antonio Moltato, siete il top di YouTube, io ci credo, alla seconda stella. Giro panoramico per Danilo, Duca, Menghi, Catto, anche se non è interista, però Alessandro ti ha risposto prima. Tra l'altro lui non ha fatto fuori ancora la Juve, neanch'io. E io calcolo i punti però. Stavolta Allegri non sta bleffando, ne ha 50, a 85 si vince lo scudo, vorrebbe dire che ne vince 11 o 12 su 12. Duca, io ci credo alla seconda stella, dice Danilo. Tu ci credi oggi alla seconda stella? Io no, neanch'io. Oggi a vedere questa squadra, io ho paura per Inter Salernitana, non sono Inter triste. Io ho sempre detto che avremmo. No, ma anch'io. Oggi ho paura. No, anch'io. Cosa ne pensi? Io oggi no. Oggi no, io oggi non ci credo. Se poi da Inter Salernitana a
le prossime mi fanno un filotto, torno a crederci. Oggi non ci credo, cioè io l'Inter che ho visto nel primo tempo col Sassuolo, col Genoa e al derby, questa qua è una squadra che non arriva nelle prime quattro. Cioè, fanno ridere. Sottoscrivo quello che dice lo scudetto, grande, secca per il Menghi. Secca? Sì. Napoli. Attenzione! Va bene, lo accetto, guarda, lo accetto. Appena hai detto Napoli, mi è venuto un colpo al cuore. Mi girano i coglioni, però Napoli. A chi lo dici? A chi lo dici? Meglio Napoli che Gonzi, eh? Sì, sì, certo. Quello perché, per forza, beh, a perché, livello di... Come ha detto il Duca, io non sono sicuro che l'Inter batta la Salernitana, No, quest'Inter qua non... vabbè, se l'Inter non batte la Salernitana se ho capito, perché noi non facciamo più gol, non facciamo più gol, basta, la fase offensiva è sparita totalmente. Qual è il problema tattico più grave? Parto da Alessandro. Inzaghi che non ha mai fatto il 3-4-2-1 da inizio campionato con Correa, Lautaro e Dzeko davanti. Doveva fare quel modulo lì, non l'ha mai fatto, è andato a risparmio e l'Inter adesso è gravemente in deficit di gol. Quella è la sua responsabilità e in qualche partita anche i cambi sbagliati, perché ci ha messo il suo zampino di Feci in tante partite con i cambi sbagliati. Sui cambi sbagliati di Feci sono d'accordo, perché mi ricordo. Sul discorso di Correa dietro, vai Fabietto, tu cosa dici? Qual è il problema tattico? Il problema tattico, ora io... No, perché non avevano il cassaponte monoschema. Io odio in maniera viscerale l'uscita di palla dalla difesa, nel senso palla Andanovic che la gioca, o palla, quando c'è la palla al nostro portiere, quando partiamo da... ok. Parla a... il pseudo portiere. Abbiamo un portiere? No, non abbiamo un portiere. Cioè, la Gazzetta gli ha dato. Io impazzisco. La Gazzetta al derby gli ha dato 7. Perché? 7 Cristo. 7. Ha fatto due azioni. Una la passa a Brozovic, marcato. E al momento esce il gol. Esatto. Giusto perché Salamella ha un cesso, gliela ridata in mano. L'altra fa la parata. Se non c'è lì Perisic che gliela butta sui piedi, la parata sull'attaccante. 7. Sì, sì, è vero. 7, no, cazzo. Non la cavaliamo. Comunque l'uscita di palla da dietro dell'Inter è pessima ultimamente, se notate. Praticamente passano 30-40 secondi e non passano la metà campo a passarsi il pallone. Palla Andanovic, sì. Palla Skriniar, torna Andanovic, torna di là, torna di qua. Può essere perché Lukaku crea dei corridoi dove poi si infilava. Certo che li creava i corridoi. Certo, l'anno scorso in quattro passaggi andavamo in porta e segnavamo. Adesso ma guarda che se io ti dico, se Lukaku rimaneva con Inzaghi, subiva anche lui il calo. È un misero possesso palla nella metà campo difensiva che non serve a niente. Meglio lancio lungo ogni tanto. Sì. Purtroppo così. Dici che Lukaku con Inzaghi avrebbe reso meno? Sì, meno che con Conte. Meno che con Conte. Questioni mentali o però io ti dico, io vi dico che ho visto due o tre azioni nel derby dove si poteva andare uno contro uno. E se a posto di Dzeko c'era Lukaku andava in porta sicuramente avrebbe la potenza fisica che è quello non ce l'ha Dzeko. Quindi secondo il Menghi il Napoli vince lo scudetto grazie purtroppo sì, vedo il Napoli favorito io adesso, non l'avrei mai detto inizio campionato Però sul discorso tattico io sono d'accordo con quello che dice il gatto però cazzo fino a dicembre noi col 3-5-2 eravamo meno 7, siamo andati più 7 e stavamo andando più 10. No, ma infatti guarda che l'Inter secondo me si riprenderà, cioè è un momento di calo che ci può stare, però se volevi fare le cose fatte bene fino in fondo, beh, dovevi iniziare l'anno col 3-4-2-1, Correa e Lautaro che dialogavano, che così lui gli levavi a Lautaro quel tipo di assenza di compagno che ha patito quando è andato via Lukaku, Dzeko lo mettevi davanti a farsi i cazzi suoi, a fare quel che riusciva per la squadra, mettevi Barella e Brozovic a centrocampo, a volte quando volevi facevi giocare Çalhanoğlu nei due dietro la punta per fare il turnover e finita là, la squadra con la difesa che hai, il 3-4-2-1 lo poteva assorbire, ti abituavi a giocare così, ho fatto un video sui 30 motivi per fare il 3-4-2-1 all'Inter, c'erano solo che benefici. E lui è andato avanti per la sua strada e adesso paghi a livello di vena. Ti faccio una domanda, Catto, Ma il periodo no dell'Inter, a me sembra che sia
più che un periodo no, perché sono minimo 2 mesi e mezzo che l'Inter non va no. Di solito il periodo no dura massimo 1 mese. Cosa dici? Per me è del derby, grosso modo. Lì è stata anche una botta un po' psicologica, perché avevi fatto una buona partita fino al 70°, poi il Milan recupera con tutto che è un derby e le prese per il culo. E lì è un po' l'hai parata. A gennaio con Juve, Atalanta... Ma anche in casa col Venezia, l'Inter era un pareggio. Menghi, erano tutte falci in Venezia, li avevo battuto al 90°. Attenzione, perché ho le donazioni, poi ho una domanda per il Luca e una per il Menghi. La cosa che manca sicuramente è la grinta, su questo son da tanto. Ecco, allora veniamo al punto. Non è un discorso, secondo me, ma perché io condivido il discorso che tu dici dello schema, io lo condivido. Ma la cosa che manca adesso sono i coglioni e la testa. Certo. No, ma su questo l'ho iniziato a dire prima sulla grinta. Sono d'accordo. Posso fare un'altra domanda a tutti voi tre? Un attimo, Menghi, perché ho Angelo. Chi è il leader dell'Inter? Aspetta, che io stasera non parlo, vi interrompo solo per le donation. Grazie ad Angelo per il doppio caffè. Grazie ai nuovi abbonati. Dopo vi faccio fare tutte le domande che volete, vi faccio anche entrare, ma approfitto perché... insomma è un parterre di lusso e c'è anche Leo 31. Ma scusa un attimo, c'è un utente che scrive: ma dai Catto, come fai ad esserne certo? Poi tutto è possibile, ma tu stai in fissa con il 3-4-2. Ma porca puttana, potrò dire la mia opinione? Potrà dire quel cazzo che vuole, o e allora non diciamo un cazzo, perché può succedere di tutto. Non c'è nessuna schematica, perché non puoi parlare di schemi. Ma non potete, poi non si può parlare di schemi con lo schema. Ma ragazzi, ma parliamo di Catto, vi ha dato 30 motivi, rispetto. Grazie a Seba Salema che ci dà 5 begli eurini sempre dalla Svizzera. Franchini, 5 franchini. 5 franchini, 5 franchini, esatto, che mettiamo via per il Pompei, come sempre. Grazie Seba, fai le domande e ti leggerò. Grazie Daniele Castelletti, dice Doge, grande megafono del calcio del Triveneto. Cuore grande. Cuore da parte di Daniele, che sarà un tuo estimatore. Ecco la domanda di Angelo. Io avevo un portinaio, vi dico la verità, che si chiamava Angelo Custode. E questa è storia. Mamma mia. Faceva il custode, no? Che cazzo mi dissocio. Dove ti dissocio? E Catto. Quello catalano come si chiamava? Joan Laporta. No, lì è diverso, pensavo lì. Joao Cancelo, sinceramente. No, è vero, anche Cancelo. Cazzo, no, invece io ho saputo una cosa, gli ultras del Barcellona sono entrati in sede e con i coltelli hanno aperto la porta. Il presidente si chiama La Porta, hanno aperto la sì, porta. L'abbiamo aperto. Capita, ma era quel silenzio imbarazzato, capito? Allora, Catto, quando torni a fare i video sulla cucina, tipo le scaloppine... Luca, l'hai visto il video sulle scaloppine della Porca Valero? No. È stupendo, ricorda. Quando torni a fare i video... Quando mi inviti da te, cuciniamo in live. Ma tu cazzo, ne prendi? Non mi ricordo, mangiamo sempre lontano la pizza, la fanculo, fuoco di merda. Io ho fatto in cucina, viene qua, pistacchi, birrette e poi c'è la fuori. Maledetto. Questa volta con il Menghi cuciniamo. Dai. Va bene. Allora, ringrazio infine Emanuel Kofi Agyapong, detto Kant, ho paura che Allegri sta preparando il 5 maggio 2.0. No. Luca, Menghi, Catto, chi ci crede a questa Juve? Però ieri ha fatto cagare. Luca? No, io, cioè, come potenzialità, indubbiamente lo può vincere, però fa veramente cagare. Cioè, vincono a sculata, Io non ho ancora visto anche con Vlahovic una partita che dici, cazzo, è cambiato. C'è il solito Vlahovic che sta sulla tre quarti se non a metà campo, e loro che difendono in 52 e avanti così di contropiede. Cioè, però adesso non mi ricordo se mi correggerà Igor, quello del difensore ieri della Fiorentina, giusto? Igor, sì. Ecco, Igor gli ha appoggiato le palle in testa tutta la partita. Sì, ma lui ha ste partite in cui trova il difensore che lo domina e fa fatica,
quello è assolutamente vero. Allora, quindi potenzialmente sì, ma secondo me non, no, è troppo indietro di punti, troppo indietro anche secondo me. No, ma poi non andrà a vincerle tutte, cioè troppo alta anche la prestazione, cioè ieri l'ha vinta a sculata, se no in ottica campionato era un punto e non tre, cioè Allora, Fogliadelli, Barretta e il Cairo, solo i colichedi capiscono. Questa non l'ho capita. Io l'ho capita. Ah, io no. Io sì. Siamo paesani. Ora devo mettere un attimo in prime time, un secondo, perché la domanda è d'obbligo. Sei pronto? Perché avrete tutti un momento in prime time. Parte il prime time del Mendy. Attenzione. Ma il Milan... Punto di domanda. E certo. Il no, Milan perché sempre... no, io qua non sono troppo d'accordo con te, poi magari no, tu come sempre mi smerderai. No, non è che non sono d'accordo, sono sempre lì e che ce li abbiamo davanti. E sono sempre lì perché il campionato è scarsissimo, ma il Milan è una squadra in difficoltà un pochino meno dell'Inter. Ma è un punto di domanda o Pioli ha creato certezze? Parziali certezze. Parziali, no, no, ancora un punto di domanda. Non ti fa paura? Il Milan? Assolutamente il Milan. No. Il Milan va a Napoli, perde. È sentenza Mendy, ufficiale. Sentenza. No, sono d'accordo. Il Milan va a Napoli, perde. Luca, secondo te questa è la giornata del sorpasso nostro? Lascia stare il recupero. Inter Salernitana 1. E, no, beh, però se Napoli vince, no, rimane in sorpasso. No, se Napoli vince, va in sorpasso. Noi dovremmo sperare a sto punto in un pareggio. In saremo tutti e tre lì. Allora, io ho dubbi che l'Inter batta Bologna. Poi io i dubbi ce li ho solo sull'Inter e basta. A me questa squadra mi ha scoglionato. Questa squadra ha scoglionato il mondo. Ha scoglionato, sì. Allora, non... Luca, è il tuo momento, vai. Contro Inter Twitter sono tornati i ragazzi di PIF, gli acquisti, Lautaro, è il tuo momento, puoi sfogarti. No, vabbè, su PIF sono uscite anche notizie della Bild, però ripeto, lo ribadisco, finché non vedo l'ufficialità ormai per quanto mi riguarda è tutto chiacchiericcio, appunto. Sul discorso invece del campionato, cioè, secondo me ci sono tifosi che realmente vivono su Marte e sono sconnessi dalla realtà, cioè gente che a me fa veramente girare i coglioni, mi fanno impazzire. Io non posso sentire gente dire no, tu ad Anfield devi andare con tutti i titolari e devi giocartela, perché attenzione, ad Anfield puoi ancora giocartela. Cioè, quando sento queste cose a me vado fuori di testa. Ti ritrovi in un momento che non segni al Genoa e questi sono convinti di andare a casa loro, che storicamente non so quanta gente abbia vinto a casa loro negli ultimi 20 anni, e fagliene tre. Con la prospettiva, tu puoi fare un ragionamento così, dove nel momento in cui tu fossi stato a più 10 dalla seconda, puoi andare ad Anfield e dire, oh, vaffanculo, schiero tutti i titolari, li faccio sfinire alla morte, ma il che vada, poi ho il Torino, vado con le riserve, non vinco, pazienza, da più 10 vado a più 7. Ma tu sei qui, che hai tutti addosso, li continui a tenere in vita perché continui a far passi falsi, e la tua testa è di andare ad Anfield a fare la partita. Io non dico di andare ad Anfield con la primavera, per l'amor del Signore, devi andare e onorare la partita. Onorare la partita cosa vuol dire? Vidale è un pagliaccio, dopo ne parliamo. Cosa vuol dire onorare la partita? Andar su, fai magari metà riserve, metà titolari, alternate, e uscire dignitosamente dalla Champions League, perché è quello che si fa, lo dico a tutti, martedì si esce dalla Champions League, non fatevi pippe mentali e cagate, e poi ti ritrovi, adesso non mi ricordo quando, sabato, domenica, non mi ricordo, il Torino, che la punta molto sul fisico, vediamo ad andare al Torino belli spompati a casa loro, che ci danno una bella randellata e sono altri punti che perdi. Oggi l'unico obiettivo reale è il campionato. Fine, certo, quello devi buttarti. Ma la seconda stella è troppo importante, cazzo. È troppo importante, è quello che Conte aveva sempre saputo. E per dire, a Conte sa che là deve arrivare 4, ha buttato le tre coppe e punterà su quello. La mia paura è che secondo me anche Inzaghi ha questo pensiero, te lo dico onestamente. Di Liverpool? Sì, te lo dico io. No,
Scommetti che va su con tutti i titolari? No, non di passare. Sicuro, perché non puoi fare brutta figura, ma pensare di rimontare dovrebbe essere un pazzo. Cioè. È un pazzo. No, no, è follia pura. Che poi voglio dire, anche se rimonti. Come fai a rimontare? No, ma infatti, poi c'è il Toro. Quindi Napoli-Milan 1. Allora, parliamo di Vidal. Poi parliamo di Lautaro, di Handanovic. Di mi ha bloccato su Twitter. Vidal. Sì, sì, perché l'ho taggato e gli ho scritto, ormai non sei più un calciatore, sei un TikToker, m'ha bloccato. Confermando che è un TikToker. E comunque è un ex calciatore sicuramente. Vi faccio riposare un secondo, perché faccio entrare Matteo Passarelli, che è praticamente quello che fa, questo lo diciamo, tantissimi jingle e musiche per radio famose come Radio DJ, Radio Capital, è un fuori classe della musica. E lui è stato quello che è stato massacrato, caro Matteo. C'è solo una foto, tipo una lapide. Ciao a tutti, sì, perché ciao. Questa sera sono impresentabile. Ciao. Però ciao a tutti, questa sera entro nella Super Lega, quella vera di YouTube. Cioè, qui abbiamo i veri pezzi da 90 di YouTube, ragazzi. Hai visto che roba? Stasera al completo, Mamma mia, quando mi hai mandato l'invito, ho detto non ci credo. No, Matteo, solo un paio di minuti, non perché però tu sei stato insieme a me quello più attaccato quando abbiamo detto attenzione perché arriveranno tempi brutti. Ti è andato l'Inter triste, ti hanno anche attaccato personalmente. Insomma, tu sei un grande musicologo, musicista, come si può dire anche, Catto? Musicista? È uno zufolatore. Grazie, sinonimo di musicista. Un rabdomante, possiamo chiamarlo. Caro Matteo, oggi che i fatti ti hanno ragione, mi devi dire con che quota l'Inter vince lo scudetto, che cosa succederà e a te la parola. Ragazzi, qui girano voci che l'Inter si allena. E la prossima volta che sei poco. A lì, mi chiami, perché io sono nato lì. Okay. E... No, perché dici sempre di sì. In via Massena, va bene. Non rispondi mai, dai, su. Su testimone il Menghi. Cosa non rispondo mai? Tu vieni in Milano. Telefono. E torniamo sull'Inter. Ok. No, dicono che l'Inter si allena poco, che le sessioni di allenamento non sono poche, che arrivati a questo punto della stagione non si può fare un granché. Bisogna attaccarsi a un po'... Al cazzo! Alla speranza di... Al cazzo! Tirare forte. No, Matteo, sì, esatto. Corretto. Insomma, mi hai mandato un messaggio in cui hai detto mi sa che quest'anno ci siamo giocati la stella. La pensi così? Io non sono più così sicuro di vincere lo scudetto. Tu? No, fino alla partita col Sassuolo giocata, sì. Cioè, al termine della partita del Sassuolo, alla fine, sì. Perché poteva esserci lo sbandamento, giochi il derby, lo perdi male, poi vabbè, giustamente la sbandata di Liverpool in cui io sarei andato con la primavera per cercare di far riposare tutti, e poi vinci con la Roma, vinci benissimo, e la partita col Sassuolo poteva essere una di quelle tante parentesi. Vai al punto, faccio come Cruciani, cioè, ci credi o no, ma è mandato un messaggio, lo faccio sentire? No, perché è privato. È un messaggio dove c'è questa voce meravigliosa in cui tu, come una macchina attoriale, sei quasi rassegnato. No, adesso fai il democristiano. Dillo che sei preoccupato. No, io dico questo, poi verrò lapidato definitivamente. Comunque vada, a giugno Inzaghi a casa. Attenzione! Duca, sei d'accordo? No, perché io valuto i risultati. Se lui ti porta scudetto, tu non puoi esonerarlo. Menghi? Sono d'accordo con Duca. Nonostante Cato? Che io manderei via Inzaghi adesso. No, vi dico di più. Non mi stupirei rimanesse anche se l'Inter... Scusate, ti ho interrotto. Manderesti, vedete, mio fratello poi dietro. Manderesti via Inzaghi adesso e chi prendi? Io chi prendo? Sì. È facilissimo. AC è occupato. AC non mi interessa, io voglio AC. Non farmi piangere, dai.
Alessandro, va confermato Inzaghi. Io vi posso dire una cosa, perché non voglio fare quello che specula. No, sapete perché? Aspetta, scusami. E comunque, comunque succederà come ha detto Catto, eh? Cioè? Per me resta anche se è arrivato secondo. Sì. Vabbè, ma quello è ovvio, eh? Succederà sì, sì, ma c'è, ma sicuro. Dunque, no, però stiamo giocando. Lasciatemi dire, ho avuto una breaking news. Sappiate che siamo tutti con Inzaghi, perché oggi è Inzaghi e l'Inter. Sappiate che però, poi faccio entrare mio fratello, questi due mesi alla società non sono piaciuti tanto. Attenzione, sono successe cose che lui ha gestito un pochino. Attenzione, non ce l'ho con Inzaghi, anzi, voglio dire, fino adesso... Ma è vero che lo spogliatoio è spaccato? Non lo so. So che non è piaciuta la gestione di questi mesi e che Marotta ha dovuto intervenire perché in effetti lui ha ripreso la squadra dopo essere stato troppo amico, come diceva Padovan. Qualcuno si è... Queste sono fonti Inter. A me qualcosa hanno detto, eh? Io, anche a me, io posso dirlo, non ho paura di niente, ma hanno detto che lui a Inter Sassuolo ha fatto il cazzettino al primo tempo, qualcuno l'ha digerito male, allora l'Inter viene Marotta lunedì che fa la conferenza stampa per mettere a posto le cose. E quindi, a te cosa hanno detto, Luca? A me hanno detto anche i presunti nomi di chi ha stortato il naso, però eviterei. Sì, esatto. Non è quella che girava su Facebook, eh? Girava una minchiata su delle pagine importanti. No, non ho Facebook, non lo, ah, non okay, lo so. Che cosa girava? Inzaghi ha litigato con Lautaro, qui dico, non lo so, ma io non faccio pettegolezzo. No, la frase che... scusami Matteo, ti ho interrotto, concludi. Perché poi c'è il discorso, si è rotto lo spogliatoio? Secondo me no. Come mai? Perché? Non no. No, si è rotto lo spogliatoio. No, secondo me il problema fondamentale è che, come dite voi, parla, contano i risultati. Parla. Ciao. Contano i risultati, è vero, però il mercato di giugno dell'Inter non sarà peggiore di quello dello scorso anno, quindi quella l'Inter Madonna arriverà. Vabbè, ragazzi, ma è così, eh. Chi compra? Chi si compra? Beh, oddio, i nomi che fanno non vai a perdere forza, anzi. Beh, li devi prendere. Anche però, il mercato, Bremer... io, secondo me è stato un mercato un po' radical chic. Poi lungi da me criticare, per esempio, l'acquisto di Dzeko, che ritengo ciao, forte. Stefano, porre... c'è mio fratello collegato. Ciao. Grandissimo, ciao. Ciao. Ho sentito alcune robe e stavo già andando via perché... Perché? È mancata l'ignoranza in sto mercato, ma figlia, ma perché a gennaio non hai preso uno mercato radical chic? No, aspetta che Alessandro ha detto un mercato radical chic. Sì. Un po' sì, perché va via Hakimi, con tutto rispetto, prendi Dumfries che è un buon giocatore, ma ce n'è di meglio su quel ruolo. E sei Ma prendi uno Scamacca a gennaio, prendi uno Zapata, prendi un... Ma non hanno i soldi per piangere. Quello è vero, però 30 milioni per Correa che è forte per finché me. Non si leva, finché non si leva dai coglioni l'involtino primavera, questo è. Esatto. Allora ti dico, questa squadra è stata valorizzata ed è reduce, soprattutto dal punto di vista mentale, e ha fatto tanto, anche con Inzaghi, secondo me, grazie al lavoro precedente. Però poi a un certo punto li strascichi, li perdi, cioè a un certo punto le orme vanno via. Allora l'anno prossimo devi iniziare come? Capito in che senso? Cioè siamo già l'anno prossimo, ragazzi. Ma resta Inzaghi, state tranquilli. Inzaghi si è già guadagnato la riconferma. Però ci vuole anche un po' di calma, secondo me. Aspetta che saluto Matteo. Vuoi dire l'ultimo, Matteo? No, saluto tutti, a posto, grazie, vi ascolto. Ciao. Ciao Matteo. Matteo, lo vinciamo lo scudo? Ci fai il jingle dello scudetto se vinciamo? Certo, sì, poi lo mandi a Bocelli. Esatto, certo glielo mando. Matteo, tra l'altro, era quello che aveva fatto il jingle di Antonio Conte della Lacco la di Natale. Grazie ancora per quel regalo. Ciao a tutti. Ciao Matteo. Ciao. Che Inzaghi meriti ancora un anno, secondo me è anche giusto. Sì, non puoi, dopo un anno, mandarlo a cagare. Cioè, però se l'unica cosa, siccome io già sentivo le cagate, già parlavano di rinnovo, calma, c'è rinnovi. Quest'anno va come va, poi l'anno prossimo
se anche l'anno prossimo non porti a casa un cazzo, fuori dai coglioni, eh. Il Duca sente... oh, Stefano, il Duca non può parlare perché diciamo che fa parte anche delle forze dell'ordine e quindi e qui, però non so dove sei, mio fratello ha karate, tu dove sei? Io? Sei vicino in Brianza? Sono in provincia di Bergamo io. Ah, no. Non è vero, sei in Brianza. No, sono in provincia di Bergamo, non sto scherzando. Ah, Brianza è nella, quella finale che va verso Bergamo? Sono tra Bergamo e Lecco io. Ah, ok, ok, ok. Che bei okay. posti. Sì, allora sei sulla strada, ma sei sulla strada che si fa per andare a Bergamo proprio, sulla Brientea? No, non sono sulla strada, però sono in mezzo lì. Ok, 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 ok. Manca solo l'amredetto che è di Olginate, lo sapeva, Olginate. Paesaccio. Paesaccio. È di Vaginate. Vaginate. Allora, sul membro. Vaginate sul membro. Allora, c'è Stefano, c'è il Menghi, c'è Catto, c'è il Bruno. L'ho visto, visto tutti, certo. È grande parterre, c'è Ivan Kleber. Ivan Kleber l'altra sera Ivan Kleber, che saluto, che è un brasiliano. Se vuoi entrare poi, Ivan, magari va via Stefano, ti faccio entrare. Ivan ha un canale da 200.000 iscritti, fa geopolitica, quindi dico solo al Menghi. L'altra sera ci avrà da fare parecchio. L'altra sera aveva una live con 20.000 persone. È un interista pazzo, mi scrive di scrivere su Twitter, è un interista totale, uno dei canali al mondo più seguiti sulla geopolitica. Aspetta, no, che gli mando un link. Vai Duca, poi mio fratello, dite quel cazzo. No, una cosa sulla... Studenti, però. Non facciamo i democristiani, eh? Una cosa sulla preparazione. Io ho info diverse. Cioè, a me hanno detto che è stato fatto il richiamo della preparazione abbastanza tosto a gennaio e contano di arrivare in forma per marzo. No, marzo adesso. Ma qualcosa, no, infatti adesso dico, quindi... Io questa cosa dell'allenarsi poco a me non è stata detta, poi io, per amor di Dio, magari così, però non lo so, cioè, secondo me, ripeto, guardate, io la mia idea ve l'ho già detta e la ribadisco, non è un discorso allenamento, è un discorso che sta mancando palle e testa, e do 50% di colpe a Inzaghi, che probabilmente che caratterialmente non è un'unghia del comandante, e do il 50% di colpe ad un gruppo che ha un cazzo di scudettino cucito sul petto e dovrebbero tirare fuori i coglioni e dimostrare di valerlo ancora. Tutto qui. Perché adesso solo anche colpa di Inzaghi va bene, però anche loro in campo stanno facendo ridere. Barella è una roba da prendere e appendere cazzo al muro. Cioè, vediamo anche lì di vedere le colpe di tutti. Poi ovvio che alla fine della fiera l'allenatore che comanda è l'allenatore che prende meriti e colpe, però quindi è colpa anche dei giocatori. De Vrij è già via, è allora fortuna. Prima di tornare sul Menghi io grazie Stefano, che tutte le partite ci messaggiamo e allora sì allora premesso che non è una situazione ovviamente piacevole, anch'io sono molto... Ti faccio la sorpresa intanto, c'è Leo. Ciao Leo. Ciao Leo. Ciao. Ciao. Leo, ci sei? Ciao a tutti, ci sono. Ti dici qualcosa su Andanovic? Che 10 anni che lo dici? Martedì ero lì, ormai non ho più seggiolini, non ci sono più seggiolini attaccati sugli spazi, li ho tirati giù tutti. Pronti via su quel passaggio a Brozovic, già ho messo due bei pass. Stefano. Bestemmi non ne ho più, neanche su Wikipedia le trovo. No, secondo me io sono d'accordo, il periodo è veramente periodaccio. Dai, dillo che sei incazzato che sono molli, che sono dei bastardi, no, molli. È vero, ma io sono sempre così, anche troppo, anche quando va bene per me sono anche troppo molli, per me sono sempre molli a prescindere. Adesso in modo particolare, però... Vorrei cercare di essere un po' più equilibrato e ci sono i periodi, c'è stato un periodo molto positivo, adesso c'è un periodo molto negativo. Prima di buttare tutto all'aria,
voglio aspettare ancora un attimo, certo. Anche se quello che si vede sicuramente è abbastanza verticale verso giù, però aspettiamo un attimo e vediamo, insomma, comunque come si dice siamo sempre lì. Anche ho visto il cose che sta sul cazzo Dzeko e sta sul cazzo Davide. No, perché... no, assolutamente, ma fare disinformazione come sta sul cazzo anche Conte. Questo è vero, ricordo. Ha fatto Vicio detto e lo ringrazieremo sempre, però però l'Inter serve gente così. Ce n'è pochi di cazzi, cioè io il mio sogno, so, quando mi sveglio sudato nel letto. Era così e c'aveva anche Ronaldo e non è servito a niente. Quando io mi sveglio sudato nel letto con un'erezione, io mi sveglio e spero sempre che il bambino mandorlato balocco si sia levato dalle balle, sia arrivata una proprietà vera, con i soldi veri, che prenda Conte e gli dice: ascolta Antonio, dimmi quello che vuoi, ti do tutto. Firma per i prossimi 10 anni e ti do tutto il cazzo che vuoi. E tu fai 10 anni, cazzo, che quantomeno in Italia tu guardi le partite con la sigaretta da una mano e il martini bianco dall'altra. Sullo scudetto è vero, perché parlano le medie. Poi che sia uno che stressa l'ambiente e che sia uno che, lo dici anche tu però, anche noi siamo critici, lui fa fatica con le squadre che si chiudono, però questo bisogna dirlo, dai. Anche in Inghilterra lui stravince con il Bielsa e con Guardiola e poi perde con le squadre che si chiudono, è vero o no Luca? Anche lui stravince con Guardiola, insomma. ha vinto il 98esimo, 99esimo, poi ha vinto per l'amore, sì, di ma poi siamo dico, onesti, ma dopo mi perdi con dei cadaveri. Siamo onesti però, perché io l'ho detto per primo, l'Inter con la Roma a Roma, per come si era schierata la Roma, con Conte per me non vincevi, perché difendevano in 11 sulla linea della difesa, cioè è una roba oscena. Però allo stesso tempo ti dico, l'Inter di Conte, il match point col Sassuolo e il match point col Genoa, non le steccava, eh. No. Non le steccava. Attenzione, allora Leo, tu sei quello che è andato più allo stadio di tutti noi. Nenghi, quant'è che non vai al Meazza? 6-7 anni. Quella, madonna. Però ragazzi, c'è il terzo anello, c'è il terzo anello adesso, lo sai. Porca troia. Ragazzi, su Conte volevo dirvi una piccola cosa, poi vi lascio la parola. Anche secondo me è un ottimo allenatore, uno dei migliori motivatori, però è anche vero, no, io sono equidistante, però l'anno scorso guarda che ha vinto lo scudetto, non è che c'era tutta questa concorrenza, va anche detto, perché la Juve aveva Pirlo che non aveva mai allenato, il Milan era... Vabbè, no, ma poi soprattutto tante partite abbiamo sofferto e abbiamo risolte almeno un paio decisive con Torino, con Darmian, eccetera. Ma questo senza dubbio, non abbiamo mai vinto il sorteggio. Bene, io voglio dire, se una roba, prima di buttare tutto all'aria, aspettiamo una, poi sono il primo a dire va bene, non funziona, esatto. è stato un infatuarsi di Inzaghi, vediamo, però anche no, ma quello che secondo me adesso dà più rabbia, no? È l'essere stati passati dal quasi meno 10 del Napoli a fine primo tempo, che poi la vai a recuperare e riprendi, all'essere quasi più 10 al derby, sì. E ti fai ciuccellare così, e adesso hai perso punti su punti. Cioè, secondo me è stato anche uno shock. Anche non fare più gol è drammatico, cioè... Guardate che Correa farà un ottimo finale di stagione, Correa, ve lo dico. Perché manca dove in trazione in ospedale, però. Novella o dall'estetista. Voi vedrete che Correa si riscatterà. Un attimo, Stefano, Leo e Mengi. Stefano, chiedo cosa dicono i prono per Napoli-Milan e Inter-Salernitana. Inter Salernitana non l'ho coperta, perché vista la situazione un po' da pazza Inter, diciamo, è chiaro che voglio sperare di non avere pensieri, però la Salernitana in attesa di tornare a vincere ovviamente, ma non l'ho coperta, quindi vabbè, quello diciamo è un fatto oggettivo statistico. Poi
Invece il Napoli-Milan è più interessante, io anche sulla schedina ho propeso per la squadra di casa, non mi ha convinto neanche quando l'ho visto, l'ho detto, ma anche se è finito 0-0 non mi ha convinto, e credo che Napoli in casa non si faccia scappare questa occasione, anche il confronto diretto. Comunque tutte e due in attesa di sconfitta, ma credo che sarà... Anche il Milan in attesa di sconfitta? Sì, sono tutte e due che non perdono da un po'. Il Napoli dà di più, quindi in realtà mi dà più sicurezza il Napoli, che ha una serie più lunga, dal punto di vista puramente da quella statistica, da quello specifico dato. Leo, cosa dice San Siro? Io sono andato al derby quest'anno e basta. Tu che vai sempre, mi racconti come l'arco costituzionale dell'umore dalla prima partita bellissima con Lecce, dal godimento di tante belle prestazioni a tante prestazioni sfigate, perché Inzaghi è stato anche sfigato, cazzo, i rigori, le cose, il palo attraverso Di Marco, Lautaro, i derby, così. Ho sbagliato, sì, cioè, l'ambiente, vabbè, il portiere ormai non lo può più vedere nessuno, lo sa, Lautaro ormai anche lui non la butta mai Lautaro. Dentro. Il problema è che non si gioca, non sembra che non ci sia più spirito di squadra, ognuno gioca per cazzi suoi. L'unico che c'ha i coglioni, che si incazza sia nel riscaldamento che di Grigna, è Skriniar. E che deve essere il capitano, l'unico degno. Esatto. Sì. Allora è Barella. Barella sembra suo fratello, non lo so cosa... Cioè, ci può stare un periodo, però... Come dice Duca, almeno mezz'ora gioca, Cristo di una Madonna. Il Moicano entra, 10 minuti li vuoi fare, niente. Porco il Moicano è entrato, io l'ho difeso. Settimana scorsa. No, Vidal è entrato. Ha sbagliato tre palle, tre contropiedi a loro. No, la prima, sì, tre palle sbagliate, ma la prima, chi è che gli gira intorno? Il Salamella? Salamella, poi c'era... Non ha visto palla il Moicano. Calendula pure, che la protegge la palla. Minghi, dici la tua su Calendula, Calolulu lì. Calendula. Minghi, dici la tua? Su Barella. Cosa ne pensi di Barella? Ha ragione Donato Inglese. Sopravvalutato. Sì? Nettamente. Che cos'è secondo te? Se guardate quanti tiri fa verso la porta, la palla va sempre in curva, non becca mai la porta. Non tira più la porta, io guardo anche nel riscaldamento, non la becca mai. Anche nel riscaldamento. Io martedì l'ho guardati, l'unico che la beccava un po' era Çalhanoğlu. Infatti. Senza portiere, davanti non c'era nessuno. Lautaro l'ha preso una volta su 6, le ho contate. Detto, cazzo, speriamo che sia così. È vero, cioè guarda che anche Çalhanoğlu ultimamente sì, no anche lui non è, però neanche nel riscaldamento la becca una porta, quello è grave. No, noi non riusciamo più, gol da fuori no. Beh, a parte gol da fuori no gol l'unico modo per segnare che ha l'Inter è su calcio d'angolo, ma ormai non va più anche quello ultimamente, però in effetti sì, sono tutti alti, tutti i torri, non la piglia nessuno la palla di testa, è pazzesco. Sono tutti alti 1,90. Allora, da qualche giorno si parla, questa domanda per Cato, perché è più informato insieme al Menghi, o forse a Stefano, io non sono così, di Yulman del Lecce, no? Che voi sappiate, è una pista concreta. Cioè, ragazzi, sì, l'ho letto. Grazie ad Alberto Cimino. Andiamo in ordine. Io ho visto oggi la foto sulla Gazza. Duca, cosa sai di Yulman? Cos'è? Norvegese? Non ho la minima idea. Potrebbe fare i kebab a Biate Grasso, per quanto ne so. Io l'unica cosa che so è che chi l'ha visto ha detto che magari venisse, sti cazzi, non so chi sia, ma io non ho visto una partita, quindi. Menghi lo conosci? No? Zero. Stefano? No, ma prima di prendere uno dalla Serie B, seppur sta andando in prima in classifica, giocare a Ginter è un abisso, voglio dire, non possiamo prendere e puntare su una promessa che arriva dalla Serie B, dai. Alessandro, tu lo dove conosci, perché tu sei la B? Sì, lo conosco, è un ottimo. Ma è un giocatore a tutta fascia danese, che è un buonissimo giocatore, però anche a me onestamente parlare dell'Inter per Yulman mi sembra un po' presto, cioè un giocatore che può andare bene per una squadra, non lo so, un Udinese, una Sampdoria, intanto fare una via intermedia.
No, ma poi avete sentito. Ma ve lo io, dato io il nome. L'Inter vuole prendere uno che fa bene e che possa essere titolare sulla destra. Lì devi andare su Molina dell'Udinese. Me lo prenderei alla Fiorentina, però anche se fosse l'Inter ci andrei. Nazionale argentino. È un piccolo Chiesa. Quello è forte. E va bene, sa tirare, tira da lontano, da vicino, un grande esterno. No, ma poi la valutazione che fanno di questo qua del Lecce, ho sentito 20 milioni, eh. Quella Madonna. Cioè. Ma, vaffanculo, 20 milioni. Ormai i prezzi che sparano così. Sì, infatti, sono tutti prezzi esagerati. Allora, vogliamo affrontare, fare un giro su PIF, perché attenzione, perché credo che Ivan Clever, quel ragazzo che ha 200.000 iscritti e aveva 20.000 persone in live, ha mandato un audio, ve lo faccio sentire, perché parla di PIF, credo. Lui? Ah no, aspetta, ho cappellato, non è, io pensavo un altro del Lecce, che era Gendrey, che è un esterno, Hjulmand è centrocampista, sarebbe il vice. Esatto, io infatti non ho detto niente, ho detto boh. Mi sono confuso con Gendrey. Hjulmand è sarebbe un vice regista, mettiamolo così, un mediano. Sì. Gendrey è esterno dentro. Chiedo perdono. E com'è questo qua? Ma neanche lui non è male, però vale lo stesso discorso, cioè nel senso, cioè, è gente che può fare bene, però l'Inter per me deve puntare su profili già pronti. Direi. Un Frattesi magari, lì ci sta, è una scommessa ancora, però cazzo, ha fatto un anno buono almeno in Serie A, è di prospettive, non d'ordinazionale, ha un ci provi quantomeno. Ma posso fare una domanda a tutti? Quindi l'Inter faccio io, ma un campione non lo comprerà mai. Lì è dura. Con questa proprietà no. Oddio, non ho sentito la domanda del Menghi. Ho detto che se l'Inter non potrà mai comprare un campione, un giocatore affermato, Suning no. Suning l'ultimo campione, a base vabbè, l'ultimo è stato Lukaku. Siamo l'Inter e non siamo l'Udinese. Scusami, ma Gomorra Scamacca, Menghi, è un punto di domanda? O è uno lo che... amo. È un triplo punto di domanda, non uno. Lo tre. Voglio, lo bramo, lo desidero. Perché? Menghi... perché lo brami? Perché è un cavallo, perché ha la è faccia da guerra, mancano, perché ha tecnica, perché ha fisico, perché ha corsa, lo amo, lo voglio, lo desidero. È forte, è grintoso, sì. Ha carattere, è forte, insomma, sì. Ha fatto un acquistone, lo volevo io al posto di Vlahovic anche, a per noi sarebbe stato un po' troppo. A me non fa impazzire, dico la verità. Menghi, vedrai che questo qua all'Inter è tanta roba. A me e piace un casino. Perché avremo la verità su PIF da chi fa geopolitica e ha 200.000 iscritti e 20.000 persone live. L'altra sera sono entrato per salutarlo. Siamo in 800, ringrazio tutti. Ringrazio EP. Adesso voglio sapere da quanto chi è EP. Cioè ET e questo è EP. Dai, Stefano. Epi, chi è Epifanio? È un cugino di Epifanio, grande Leo. Epifanio. Allora, faccio ascoltare e qui, caro Duca, ci inchiniamo a Kleber perché lui le cose le sa. Vediamo se, non lo so neanch'io, lo offro adesso. Vediamo se è allineato con... Magari ti ha mandato un audio di un orgasmo, te lo mandi così alla cieca, figa. Puoi mettere in diretta e Gioele da nessuno. Mi sono mandato il video di Wanda. Vado. Allora Fabio, non so se avete già parlato di PIF. Aspetta. È velocizzato, sembra. Allora Fabio, non so se avete già parlato di PIF, ok? Però c'è un movimento che oggi ha scosso la geopolitica, oltre la guerra ovviamente, che è l'Arabia Saudita, che sta cambiando i suoi investimenti. Loro stanno togliendo soldi dell'America, indovina un po' dove vogliono mettere i soldi? In Cina. E quindi l'Inter potrebbe essere l'anello per, come dire, i cinesi e i sauditi adesso si siedono sul tavolo a parlare di Inter. Così i cinesi imparano un po' come lavorano i sauditi e anche i sauditi imparano un po'
come lavorano i cinesi. L'Inter potrebbe essere questo anello, hai capito? E ricordati che te l'avevo detto, che se succedeva qualcosa, succedeva dopo le Olimpiadi d'inverno. Così puoi capire come Xi Jinping sia così potente oggi nella geopolitica, che ha fatto bloccare una guerra, che la guerra ha cominciato solo dopo le Olimpiadi, richiesta di Xi Jinping, e anche questo affare, se si fa, Pif, Suning, Inter, è perché sarebbe stata una brutta figura per i cinesi vendere l'Inter prima delle Olimpiadi d'inverno. Adesso, se succede, non ci sono più questi problemi, ecco. Grandissimo Ivan, maestro di dietrologia e di geopolitica. Beh, in effetti ha fatto veramente bloccare una guerra per le Olimpiadi. Bravo Duca, ringraziamo Epi per la donazione, grandissimo Epi. Ma volesse il Signore, cosa dobbiamo dire? Certo. Volesse Dio. Voglio dire, con Pif cambierebbe tutta la... Allora sì, discorso dei Famenghi, ma non compriamo mai campioni. Con loro li compri. È ovvio che con loro cambierebbe tutto, però ripeto, va bene. Allora, solo una cosa a me ha fatto pensare, e ne parlavo anche con Fabio su WhatsApp, no? L'unica cosa che a me ha fatto un attimo così riflettere il discorso di dire Zhang è ormai qua da 2 mesi e originalmente lui doveva venire qua, forse vedere la finale Supercoppa e ripartire. Esatto. È qua da 2 mesi, non rilascia mezza intervista, non si sa un cazzo, è qua da 2 mesi a far cosa? Può essere, però è strano, capisci, no? Cioè, dopo può essere anche un discorso di dire magari sta risolvendo il discorso del 20%. No, però Duca, questa te l'ho scritta perché secondo me, sai che io sono molto, a me io non ho nessuna notizia riguardo PIF, però cazzo, un presidente che viene qua e viene anche vietato di intervistarlo, cioè questo è allo stadio e ci sono 150.000 giornalisti che intervistano qualsiasi, da Marotta ai calciatori, e lui sembra quasi che sia schermato, cioè non ci si può avvicinare. Ha fatto sì, è vero. È vero, no? Ha fatto un post su Instagram per la Coppa e poi parla più, e parla meno. Ma secondo me Marotta non lo fa neanche parlare. Sì, ho capito Leo, però scusa, c'è qua il presidente che non c'è mai, è qua in Italia. Scusa, io mi aspetto che il presidente faccia tutte le interviste possibili, perché è qua, prende un giorno, fa una conferenza stampa, invita i giornalisti e parla di tutto con tutti. Ma non sa neanche parlare in italiano come lo vuoi. Vero, siamo San Pei con la barca. No, vabbè, puoi fare le interviste preorganizzate in inglese, non la conferenza stampa, no? L'1-1 l'ha già fatte, cioè. Invece Duca, sparisce, non lo senti mai. Cazzo, ci sarà intanto dillo davanti a 800 persone. Tu sei stato il primo ad attaccare gli esonerati quando insomma si sono così, hanno fatto quei pasticci sulle cose loro. Io non ho attaccato nessuno, loro si sono attaccati da soli. Perché nel momento in cui tu dai date, fatto e cose, e poi non si verifica, non è questione di attaccare, io non attacco niente, io espongo i fatti. E sono i fatti che parlano per me, io non parlo. E hanno detto il 19, hanno detto il 21, hanno detto è tutto fatto. Poi hanno detto gennaio, poi no più gennaio, poi adesso fine marzo e inizio aprile. Ma volesse la Madonna. Però non venite a farmi i capi share e quelli che sapevano già tutto, perché anch'io ti dico che da qui a 6 mesi magari un giorno piove. E grazie al cazzo. Certo, certo. Noi siamo l'Inter, caro Mendy. Si può andare avanti così? No. No? No. Non si può andare avanti così? Assolutamente no. Anche perché noi della Supercoppa non ce ne frega un cazzo. Cioè, Milan vaffanculo. A noi ci interessa. E lo ci scudetto. Interessa. La squadra di Negroni. Esatto. Quindi... No, perché l'Inter sta, in questo momento la società Inter sta ragionando da provinciale, non esiste. Ma secondo te ci può essere un cambio proprietario? Io spero. Perché non ne possiamo più? Non ne possiamo più. Se i giocatori che vengono accostati all'Inter sono i giocatori della Serie B... Non ne possiamo più? Delle divise blu? Certo. Secondo me non è un discorso di ci sarà un cambio societario. Cioè su questo io... È obbligato a esserci. Ci sarà un cambio. Il problema non è se. Il problema è il quando. Tutto qui.
e capire cosa vogliono fare, quando sfilarsi. Arriverà la volta che vendono, perché comunque non è più una roba sostenibile questa qua, dai, vendi per prendere quelli là, devi venderne altri, dai, è ridicolo, cioè, così non la costruisci più la squadra. Mai più la costruirà, esatto. Guarda che la squadra dell'anno scorso, la squadra dell'anno scorso con due inserimenti giusti arrivava minimo in semifinale di Champions. Ah, quello sì, quello sì. La squadra ce l'avevi. Allora, facciamolo al momento, domande chat, se volete, allora, un intervento a testa, se volete dire quello che volete sulla Superlega. No, qui però vorrei sentire prima di tutti, Catto, facci un riassunto. Questa cazzo Superlega fatta così può funzionare? Cosa ha detto Agnelli oggi al lavoro? Non cioè, regge? O sei ma neanche io ho seguito le evoluzioni della Superlega oggi perché ero dal dentista, tra l'altro, quindi non ho letto un cazzo. Però io sono contrario alla Superlega, a me fa schifo, anch'io. Per il calcio tradizionale. Tutti contrari, io anch'io propendo per quello, Stefano, Duca, Leo? Anch'io contrario, già ogni 5 minuti cambia le regole, il calendario avulso, cioè ma andate a fanculo. Ma. Sì, tra l'altro, il calendario è cambiato nell'anno in cui l'Inter aveva vinto lo scudetto. Ma io non lo so, è stata una roba che... Coppa Italia vale con in trasferta, l'anno prossimo non vale più. Sì, un po' vale, esatto, vale se il portiere... Faremo 1-1 ritorno col Milan, la prendiamo... Ecco, bella roba, già visti. Film già visto nel 2003. E bestemmie già dette. No, beh, lì eravamo, io ero con mio fratello, lì è stata una delle... Lì è stata la partita più dura da sopportare, perché poi veniva l'anno dopo il 5 maggio, quello è stato il momento più doloroso di tutta la mia vita calcistica, tornare a casa... Tra l'altro io abitavo l'ultimo anno a Milano, abitavo in via Kant, quindi in zona Bonola. Via Kant, grande, via Emanuele Kant. Esatto, abitavamo, ti ricordi? Sì, abitavamo anche lì. Sono via Eva Kant. Eva Kant. Via Emanuele Kant, ti ricordi Stefano? Mi ricordo sempre. No. Sei abitato anche via Kant. Mi passava... L'ultima casa a Milano è stata via Kant, poi mi sono trasferito qua sul lago, sì. Ragazzi, io vado che ho la batteria scarica dal cellulare e mi si spegne. Allora, devo andare anch'io dal dentista. Ti ha fatto male? No, assolutamente. Peccato. Come tu no. Peccato. Come tu va bene, grazie Ale per essere venuto. Cazzo, questo match con l'Atalanta com'è? Come andare dal dentista sto giro? Esatto. Come andare dall'Atalanta, esatto. Ma come una volta, però, io... quando c'era Zapata. Perché io ho dato fiducia alla Fiorentina, eh? Ieri? No, per la Fiorentina-Atalanta. No, ma c'è Fiorentina-Verona adesso, Fiorentina-Atalanta sì, abbiamo Fiorentina, giocato. Ma quando c'è stata Fiorentina-Atalanta? Ah, beh sì, quello hai fatto bene. Abbiamo vinto. Mi hai fatto bene, vinto e bene anche. Pareggio, adesso mi sto confondendo. Vabbè, comunque. Ha vinto. Grazie Ale, torna quando vuoi, iscrivetevi al canale. Ciao, se Catto. Ciao Ale. Ciao ragazzi, ciao. Buona continuazione, un saluto. Ciao carissimi. Ciao. Alessandro Catto su YouTube, poi ci sono tutti i suoi social, dove vi fa spaccando a ridere. Guardate i video anche non calcistici. Allora, il TikToker. Parti tu, Duca, cioè Vidal ha rotto con la tifoseria, ci ha insultato, io ho vinto i trofei, ha detto che va al Flamengo, è finita? Ma magari, ma via fuori dei coglioni, è vergognoso, entra in campo con un atteggiamento in ciabatte, fa schifo, poi fa il figo, pubblica 200 TikTok e sale, cosa t'alleni che poi vai in campo 2 minuti e sei morto? Ma dove t'alleni a far cosa? Quello ha detto prima, va. Mette un sacco di storie che si allena e poi stagna in pè, no? Cosa ne pensi di Arturo Vidal? Spero che se ne vada presto. È arrivato Silvio a cagare il cazzo, viva la Superlega! Che se ne vada presto e che porti con sé il suo connazionale. Sì. Si è rotto il cazzo anche lui, eh? Leone in gabbia. Titi in gabbia. I due cileni che tornano in Cile. Chi deve giocare con la Salernitana? Il problema è che domani gioca Gagliardini. No. Sì, no. Vedrai, Menchi. Domani gioca Gagliardini. Sì, penso anch'io. Domani gioca Gagliardini. Musmarra
Musmarra, che di norma non sega, non toppa mai una formazione, lui ha detto che dovrebbe esserci Skriniar centrale, De Vrij in panca, a destra D'Ambrosio, a centrocampo dovrebbe riposare Çalhanoğlu, al suo posto Gagliardini, in attacco Lautaro Sanchez. Ah. Forse riposa anche Perisic, vuoi dire? Ah sì, scusami, diceva anche quello in teoria. E chi gioca a posto di Perisic? Gose? Magari dall'inizio no. O gioca D'Ambrosio, gioca Darmian, al posto di Dumfries dovrebbe giocare lui. Ma scusate, ma questo Io dico solo di non prendere sotto gamba la Salernitana, che se non fai tre punti con la Salernitana è finita, cioè, dal mio punto di vista, non fai tre punti con la Salernitana è contestazione, punto. Certo. Ce li devi fischiare a morte, sono d'accordissimo di fischiare a morte. Domani, e poi devi tirare in porta. Per la questo, scusa Menghi, questo è in chiave Anfield, che giochiamo con questa formazione, o secondo te è perché oggi Marotta, dopo aver cazziato la squadra senza dirlo a nessuno, la cazziata Inzaghi, la ricazziata della stampa, non è servito a un cazzo, sono molli, giocano male, un conto è giocare male, un conto è che al derby hanno fatto ridere, non hanno tirato, ci hanno fatto vergognare come tifosi, perché io il derby, anche Inzaghi che arriva da Roma e fa un derby così, ti chiedo, questa formazione è figlia di una rivoluzione, cioè, Inzaghi ha scelto i suoi con cui andare a combattere fino alla fine, o è un turnover in vista di Anfield? Non è un turnover in vista di Anfield, questo secondo me. L'ha già fatto altre volte. Chi è che mi dice la formazione? Andanovic. Andanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni, sì. Darmian. Barella, perché poi tanto Barella con Liverpool non c'è. Barella, Brozovic, Gagliardini a sinistra, vediamo, attacco Sanchez, Lautaro. Così ha scritto Musmarra, e di norma Musmarra non ne stecca una. Quindi secondo me Dzeko lo mette dall'inizio. Eh? Secondo me Dzeko lo mette dall'inizio, poi di fianco uno dei due, tanto uguale a no, zero. No, per me lo fa due. Riposare Dzeko. Dici? Non credo che lasci fuori Lautaro, nonostante che Lautaro sta facendo ridere, ma se no è segato anche mentalmente. Sì, no, Lautaro lo fa giocare. Poi diciamo anche una cosa su Lautaro. Vai, dilla. Visto che sta uscendo la voce che l'Inter chiederà a Lautaro di non partire in nazionale. Se parte in nazionale, per quanto mi riguarda, giugno un altro che se ne può andare allegramente a fare in culo, sia lui che Correa sta facendo cagare da due mesi che non segna neanche con le mani. Silvio, cazzo, ciao Silvio, che arriva. Buonasera a tutti. Mi spieghi perché ciao, viene con la maglietta rossonera, la camicia rossonera. Ascolta, mi spieghi perché arrivi con la maglia rossonera, con l'orologio dietro di Topolino fatto da te, che sei un te lo sei fatto l'orologio di merda lì. Mi spieghi perché, dammi, ti metto in prime time, dimmi perché sia la Super Mega, sia i soldi, sia il P, generazioni di falliti, dai, dire le tue cazzate. Perché è già così. Perché è già no, quell'orologio non si può vedere però, mi rifiuto. Ma chi te l'ha regalato quello? È peggio la camicia, però. No, dai, cos'è una camicia di Pile? Di forza. Cioè, neanche sullo Spluga si vestono con quella camicia lì, figa. Anche il nome di Heidi. Cazzo, veramente, sei Silvio Birra Piccola, veramente. Peter Silvio, figa. Cazzo, scatenatevi su Silvio, perché sta chat del massacrato, perché veramente vergogna Silvio. Silvio Buster, il tronista, calcolatrice. Silvio, dai. Ma con gli orologi c'è anche quello che ha al polso, non è male. Vai a vedere che orologio ha il polso. No, c'è l'Apple Watch. Ah, va bene. Minchia, l'hai detto per la voce imbruttita. Scusa, slacciala, nel senso, è una zip fino a dove? No, fino in fondo. Ma fa schifo, poi sotto la maglia di Zara da un euro? Beh, tipo poverino, cazzo. Senti, a parte scherzi, la parete, l'altra volta avevi una parete che la... Dove sei? Hai cambiato location? Sì, sono in cucina, sono a casa dei miei, affermo.
Ok, spero che non sentano. No, no. Signor Martinez. Signor Martinez. No, i TikTok non li faccio. Ballo con gli orsi. Allora, Silvio Oligarca. Ma... allora, senti, Guardia Boschi, dici, dopo ci ha parlato il Venghi, che la gente lo reclama, se oggi ha parlato un po', ma sta ascoltando, mi piacerebbe, mi lascia presto, quando vuoi intervenire. Allora, anche perché il Venghi viene meno, anche Stefano, Silvio, ci dici perché la Superlega è già così, va bene, ma tu oggi hai seguito, Agnelli cosa ha detto? Io oggi non ho seguito. Catera, io di Agnelli ho soltanto letto le parole in cui dice che ci sono queste squadre che hanno firmato pagine e pagine di fogli e quindi non possono tirarsi indietro, però non ha fatto anticipazioni molto grandi, ha semplicemente ribadito che non ci si può tirare indietro. Io onestamente non sono troppo contrario, perché se... quando sento appunto il Paris Saint-Germain che va a rinnovare, a 60 milioni lordi Mbappé, c'è un gap incolmabile economico che concordo. È già così, è già Superlega. Viva la Superlega. Sì, in effetti un pochino è già Superlega, perché sta Champions sta rompendo. Superliga, non Superlega. Ma anche l'ultima, no, dai. La casa di la penultima, la Champions, l'ultima vinta della Champions, il Chelsea è la vinta, lei che è l'ultima squadra ad aver fatto un mercato importante che ha superato i 100 e passa 50 milioni con Werner, tutto quel mercato lì. La dimostrazione è che chi fa più mercato vince, chi ha più soldi vince, fine. Poi se non vince adesso, se non vince subito, vincerà negli anni. Prende il Paris Saint-Germain, il Chelsea, ma il Chelsea è una realtà che anche come storia ha vinto le Champions, cioè, il Manchester City. Il Manchester City deve arrivarci, il Paris Saint-Germain deve arrivarci, e insomma ne hanno messi sul conto già parecchi. Ma ci arriveranno, secondo tanti, me. Ci arriveranno, ma ogni anno che passa lì è una manata. Però ragazzi, vi volevo ricordare che, non so se ho detto una cazzata, ma l'Inter è fuori dalla Superlega. Agnelli è andata dentro, ma l'Inter è fuori dalla Superlega perché c'è un cavillo. Allora, Dybala, per lo scudetto ci siamo anche noi, allora vattene a fanculo tu e la Juve. Agnelli, la Superlega non ha fallito, però l'Inter è fuori. Ma l'ha scritta sto sito spagnolo, però se dovesse poi partire... se dovesse poi partire la Superlega, ma l'Inter perché che entro. Non l'ho letto, non mi ricordo perché sono rincoglioni tutti i giorni. L'Inter è fuori perché non poteva? Perché deve avere l'ok da tutti gli sponsor per poter entrare. Sponsor, bravo Duca, esatto, che sei sempre tutto. Quindi Silvio, tu ci credi allo scudetto? Tu sei andato a vedere il derby e il Liverpool, quando pensi di andare a vedere la prossima sconfitta? Ero indeciso se andare a vedere il derby di Coppa Italia, ma a questo punto ecco perché allora abbiamo pareggiato, sono titubante a questo punto, no stai a casa, una volta viene facciamo 1-1 così non perdiamo, ma facciamo 1-1. Okay. Allora abbiamo esploso tutti i temi. Menghi, vai in prime time, tu mi devi dire le altre squadre, che campionato è la Premier, perché questo campionato magari fa cagare, sei in prime time. Questo campionato fa cagare, non cagare, cagarissimo. Fa schifo, vero o no? Fa schifissimo. Ci sono giocatori che ti piacciono, c'è qualcosa che... In Serie A? Sì. Non mi piace nessuno. E il Milan, punto di domanda. Non c'è un calciatore così, chiudo gli occhi e dico così uno a caso, non ce n'è. Ci siamo fatti scappare Vlahovic a gennaio, è andato dai nemici. SMS lo prenderesti ancora? Io sì. Comincio a avere dubbi che su di lui, ti dico la verità. Non alle cifre che chiede lo Tito, ma mai nella vita. SMS adesso vale 50, non di più. Quanto? Massimo cala, 50. Cala, che fa partite che è Dio, fa partite che è l'ultimo. Si è fatto mettere le palle in testa a Gagliardini nell'ultima, né? Così. Infatti, da Gagliardini. Pensa che 3 anni fa volevano parlavamo di 80-90, ma sì, sì.
Come Belotti, che 90 adesso 3 euro. Belotti, ma in Serie A non ce n'è uno. Infatti, fa il Milan. Non ce n'è uno che ti fa impazzire. Che dici, non c'è un fuori classe in campionato italiano. Voglio quello. Non c'è. Calcolate che Insigne va via, che uno smette. Che Insigne va via, non sono d'accordo con nessuno. Sì, appunto. Infatti, cioè, non è che va via Pelé. Però c'è Buffon che gioca fino a 47 anni. Io farei io. Perché che è molto meglio di Handanovic. Non hanno i soldi. Sicuro. Via De Vrij, perché De Vrij ha rotto il cazzo. Io lo sostituirei con Koulibaly del Napoli, che è impossibile. Sì, ciao. No, no. Prendiamo Bremer, che c'è tanta roba. Però ma che Bremer è tanta roba, Bremer. È fortissimo l'Inter. Bremer. Vediamo di non fartelo fregare. L'ultima di De Vrij non è stato malvagio, però devo essere sincero. Vabbè, peggio di prima. Beh, sì, chiaro, prima aveva fatto un sacco di, però l'ultima non è stata malvagio. Non so se Leo era allo stadio. Sì. Cazzo, veniva da una partita con un rigore, un'altra che si è fatto girare da Giroud. Chi cazzo è Giroud? Cioè, più di così, basta prendere la palla con le mani, gliela tira dentro. Pessima stagione De Vrij, pessima. Mamma mia, pessima. Anche lui mi ha deluso tantissimo mentalmente. Bravo ragazzo, però. L'anno scorso era uno dei pilastri. Certo. Sì, no, grande l'ultimo di grazie a Nicola. Nicola. La donazione domani, la giornata più importante. Io non credo, caro Nicola, grazie per la donazione. È importante perché possiamo fare un passo falso, forse Nico là da quel punto di vista. Se domani non vinciamo, fine, basta. È contestazione, basta. Ma quindi faccio il giro, parto da Stefano, anzi da Silvio. Silvio, c'è il rischio di non vincere domani. La Salernitana è una squadra nuova come il Genoa. Il Genoa è una squadra nuova che ha fatto 5 pareggi. Non ci sarà Ribéry che si è schiantato. Che si è schiantato con la macchina. La Salernitana può veramente venire a Milano a metterci in difficoltà? Io non credo, ma non perché non stimi la Salernitana, che è una squadra nostrissima, cazzo, con Sabatini in sigaretta. Però, cazzo, dai, la Salernitana. Cioè, secondo me loro verranno con la sfrontatezza, come è venuto il Venezia, come sono venute altre squadre a San Siro, verranno con quella. Col non aver nulla da perdere e noi avere tutto da perdere, però noi dobbiamo essere bravi ad avere questa consapevolezza e vincerli, perché loro, noi siamo più forti, basta, cioè sono la Salernitana, per quando possono venire con tutta la cattiveria del mondo. Leo, verrei a San Siro con te, che domani ho stranamente il venerdì libero perché poi lavoro il weekend. Tu domani vai e, sì. E chissà quante bestemmie domani che l'ho finite. Non so, me le faccio suggerire da quello dietro di solito. domani la Salernitana, secondo me, gioca meglio del Genoa, quindi certo. Non è tanto da ridere. Appunto, io la vedo male, non so perché. Io non temo, come dice il Meng, la Salernitana, io temo l'Inter. Se entrano in campo. Se entrano in campo come col Venezia, così facciamo fatica. Se gioca come giocato nel derby di Coppa Italia, perde. Ci gonfiano come i tamburi. Sì, ci gonfiano. Pazzesco. Sì, perché noi siamo anche stanchi. Comunque, noi abbiamo giocato martedì, la Salernitana no. O no? Sì, ma come dice Meghi, non so chi l'ha detto, non entrano con la cattiveria, i contrasti. Siamo tutti con le gambe siamo di marshmallow, sporco di quello. Ma è quello che le gambe di marshmallow. Ma avete sentito cosa ha fatto Inzaghi oggi? No. Esatto. Cosa allora, ha fatto? L'Inter, quando c'è la partita in casa, la sera prima c'è il ritiro e dormo lì. Sì. A questo giro non l'ha fatto, gli ha mandati a casa. Ecco, bravo, così domani torna tutti. Aspetta. Allora, secondo me è chiaro questo gesto, che vuol dire che c'è tensione. Certo, qualcosa di strano. Quindi cerca di allentare un po'. Le cose sono due. O domani arrivano i 3 punti, avevi ragione tu Inzaghi. Se domani non arrivano i 3 punti, da parte mia, possono tutti prendersi per mano e andare a fare in culo. Perché con la Salernitana non esiste che tu in casa anche se non fai 3 punti. Non fai 3 punti con la Salernitana in casa tua, tu non, col cazzo che vai sotto la curva a prendere gli applausi, tu te ne vai a fare in culo, ok?
Inzaghi muto, perché Inzaghi ha fatto anche delle dichiarazioni post partita che a me non stanno piacendo, bruttissime. Questa è una battuta che fa ridere. Non fate gli interpreti, domani non perdiamo. Ma noi ci crediamo. Vabbè, cioè, allora me lo viene a dire, no, a me, però... io ci vado anche domani e urlo, quindi ci credo, sì. Però dopo il Genoa, dopo il Genoa mi sento dire, abbiamo preso la traversa, di solito quei colpi entrano. Ma che cazzo stai dicendo? Dio? Un tiro abbiamo fatto, figa. L'anno scorso, cioè, le squadre si temevano e cambiavano schema per noi, tutte. Esatto. Tutte, dall'Atalanta di Gasperini. Oh no, dopo il Milan vai a dire, ma siamo ancora al miglior attacco? A me che cazzo me ne frega? Lo metto in bacheca il miglior attacco? No, più che altro ha detto, però in fondo la società mi ha chiesto il quarto posto. Attenzione però, io non... voglio leggere, voglio dire, non stiamo processando, però la pazienza secondo me è abbastanza finita. A beh, domani se non vinci lo processi, tutti, No, tutti. Se non vinci lo processi, sì. Tutti. Poi voglio dire, non è che le altre stiano facendo vedere che, oh ragazzi, ieri la Juve, io l'ho vista quasi tutta, a un certo punto mi ha più tirato in porta. Quel cornuto di Cuadrado ha tirato una missile come a... Diciamo una cosa però, la Juve era fuori sette i titolari, Sì, ci stavo tu ieri andavi a Firenze e ne prendevi quattro, Sì, perché hai esordito sulla fascia, quello, no, è vero, Stavano fuori Danilo che faceva centrale. Danilo faceva centrale. Danilo, però anche la Fiorentina, cazzo, Danilo, De Sciglio, c'era De Ligt e non sei, c'era quello nuovo sulla fascia destra. A che so, lì, Cruciverba lì, come si chiama lì? Cruciverba, non si capisce, però la Fiorentina non riuscita a fargli gol. Il Milan, ripeto, ha pareggiato con l'Udinese, va a Napoli, ha fatto fatica a Salerno, non è che gli altri siano... Sì, ma sei l'Inter, sei il campione d'Italia, non hai scuse. Cioè, non esiste che tu con la Salernitana domani devi dare tre, perché se vinci 1-0 mi girano i coglioni, ok? Sì, ma devi farne è inammissibile. Primo tempo e secondo Trotterelli. Esatto. Domani se Lautaro non segna. Guarda, io l'ho scritto oggi, cioè, per come sta andando oggi, allora, tolti, Skriniar, Bastoni, Darmian, che è un'ottima riserva, si impegna sempre. D'Ambrosio pure. Dumfries, Brozovic, Perisic e Gosens, tolti questi, tutti gli altri a giugno per mio conto sono sul mercato se arriva un'offerta buona, Ma sarà tutti così? Ma non arrivo, non Barella, tarina 60 milioni anche Barella? Via, ma sì, dai, su. Ma non arrivano 60 milioni. In attacco ci sarà un ribaltamento, si parla di Turan, di David, io non so anche a livello europeo. Ciulato è stanco, è spremuto, Biasink scrive 2 anni che tira la carretta, porca troia, ma cammina dopo 10 minuti di partita, Qua non è stanchezza, Mia testa non c'è. Buffa, si incazza, perde mille, perde tutte le palle, perde, figa. Sbuffa, e invece di alzarsi al volo, e andargli dietro, sì, cioè, e Brozovic deve correre il triplo. Sì, Brozovic, Brozovic anche fosse... al derby, Brozovic anche al derby, Brozovic. Anche al derby, Brozovic c'ha la Noglu, 12 km ognuno, che ha preso il giallo per fermare quello lì Brogi, perché l'altro se l'era perso, non ha ricorso. Beh, in questo caso era Skriniar, mi pare. Stato Skriniar. No, volevo dirvi che l'Inter è ancora oggi la squadra che corre di più. C'è un articolo su Otta, Brozovic, quello che ha corso più in Serie A, l'Inter è la squadra che corre di più insieme al Napoli. No, scusa, insieme alla Lazio. Allora vi dico, cioè hanno detto, non vi dico, allora vuol dire che corriamo male. Esatto. Abbiamo avuto palla del 73%, ma sterile. Ma i dati, allora, i dati bisogna leggerli anche nell'arco temporale, perché se vedi tante squadre che magari dici, vabbè, ma in casa sono primi in casa, che ne so, sì, però hanno fatto tutto un girone d'andata. Se guardi il girone di, cioè, stanno vivendo di rendita. Quindi i dati, in realtà, quando li leggi, bisogna vedere anche. Eh no, ma Brozovic c'è la Noglu, i dati sono del derby. No, 12 chilometri ognuno, Che sia uno che corre sempre, quello è ormai risaputo, voglio dire, non gli mettono neanche più chip nelle mutande, cioè lo sanno già. Cioè, noi sostanzialmente, al di là di mille calcoli, noi stiamo clamorosamente mancando davanti.
Eccolo lì. E la colpa, ripeto, perché io sento anche sta roba, io non mi sento di dar la colpa a uno di 36 anni che anche al derby ha fatto un cazzo di recupero, è partito dall'attacco, è venuto a difendere al 70esimo quando era, correva come un matto. E io devo andare a fare il culo uno così? Ma io prendo quello di 24 anni, il signorino da 6 milioni e mezzo, dico, bello, o ti impegno fuori dai coglioni, col cazzo che vai in nazionale a fare i gol e esaltarti alle difese di terza categoria, e poi vieni qua in Italia e fai cagare. Okay? Tra l'altro con l'Argentina qualificata. Bene, siamo in chiusura, ragazzi, un'ora e mezza esatta, partiamo con Silvio, di quello che vuoi e torna a Topolinia lì. A Topolinia. No, io Silvio spero... sembra così, ma invece è un grande interista ed è molto saggio, tra l'altro è un grande web designer, graphic designer e... è semplicemente inopportuno, tutto lì. Tutti dicevamo, no, la Superlega, lui sì, la Superlega, e si è presentato così. Dai Silvio, dici lo vinciamo, mettici la faccia, non fare quelle generazioni di... No, non ci metto la faccia, soprattutto perché ho letto prima un commento su Inzaghi. Mettici anche un microfono oltre che la faccia, perché non sento un cazzo. Perché non sono a casa, Fabio. Allora, io l'unica cosa che voglio dire su Inzaghi è che io sono cioè, a me piace la sua filosofia di calcio, ma nelle ultime dichiarazioni, soprattutto in questi momenti di difficoltà, sta dimostrando che è un allenatore da Lazio. Perché quando non sei allenato... Attenzione, attacco di Silvio Scordi a Simone Inzaghi. È ufficiale? Sì, ufficiale. No, aspetta che ti metto in layout individuale. No, è ma no, cammino perché hai le palle. Ma cioè, ti ha deluso? Ci hai creduto? L'hai sempre pensato? Mi ha deluso. E se ti porta lo scudetto? Se mi porta lo scudetto, lo rivaluterò. Però mi ha dimostrato di non avere una mentalità vincente e di non essere un vincente, perché trova sempre gli alibi, è oggettivamente un piangina. E non, soprattutto ha trovato le scuse dopo delle dichiarazioni di Marotta, dove tu dovevi soltanto allinearti, dire sì, combatteremo, gli obiettivi si sono rivalutati. Bravo Silvio, anche io mi aspettavo che è andato lì, ha detto no, ma a me mi hanno chiamato per il quarto posto, queste non sono dichiarazioni da uno che può vincere uno scudetto. Attenzione, come quando ha detto ad Onyx non è decisiva, il derby non è decisivo. Il Liverpool sono troppo forti, troppe dichiarazioni da non vincente, da uno che ci fa passare l'Inter come la Lazio. Che grande che è Silvio. Cazzo, continua, dai, continua, vai. Beh, è questo, cioè, io poi non sono un ipocrita, perché io apprezzo la sua filosofia di calcio, non è un attendivista, è uno che gli piace l'attacco. Però anche lì, anche sulla tattica, dove lo apprezzo, lo stimo solo per il calcio, lo stimo per la tattica, anche lì si vede che però c'è troppa libertà. Cioè, le prime settimane, i calciatori, quando sentivano parlare di Inzaghi, dicevano, ah, Inzaghi, sì, qui è tutto bellissimo, c'è tutta questa libertà. Ma la libertà è bella quando tutto va bene, quando c'è un ordine dato da Conte, pregresso, ma quando la libertà c'è... nei momenti di difficoltà, quando si perde, De Vrij dopo Sassuolo ha fatto delle dichiarazioni importanti dove ha detto però noi non è che eravamo così ordinati. De Vrij, certo, ma De Vrij... così alti perché lui ci vuole far difendere così alti. Sì, De Vrij è un super contiano, si sente ancora col mister e la solidità che c'era dietro non c'è più, lo diceva anche Pistocchi. Va bene, grazie Silvio, alla prossima e grazie di essere venuto. Ciao a tutti, ciao Silvio. No, caro Menghi, grazie di essere venuto. Le ha sparate tante, Silvio. Cazzo, non pensavo che comunque 22 anni. Sottoscrivo quello che ha detto Silvio, veramente. È vero, no? Silvio mi è piaciuto. Stupito. Mi è piaciuto. Grande, stavolta Silvio, ti metto in layout. Silvio mi è piaciuto perché ragazzi, molto. Cosa hai da aggiungere? Ho da aggiungere che la vedo male. Attenzione, la vedo male. Io non so l'Inter in che maniera possa fare gol se non su calcio piazzato. L'Inter è sterilissima davanti, diventata molto sterile. E se non segni, non vinci. Non c'è niente da fare. Oltretutto, nel derby, l'Inter quante volte ha tirato in porta, non fuori, in porta. Parlo prendere tirato, credo zero. Quindi più parate di Maignan, non le ricordo, neanch'io.
ha fatto un'uscita dove si è stirato. E questo è un problema gravissimo, ragazzi. Non tirano neanche da fuori aria, quello è il problema. Non tirano mai. Sono finiti anche i rigori, che c'era stato qualche rigore all'inizio che abbiamo anche sbagliato. Ma certo, se non facciamo meno due, non dribbiamo. Certo, non ci arrivi in area, non ci fanno i rigori. Non arrivi in area. No, non siamo pericolosi. Perché? Ma domani cambia per forza. Beh, Lautaro, vedi la stella. Lautaro, Menghi, ti ricordi i dribbling di Lautaro che faceva un po' la bicicletta? Non li fa più. A Bologna rigore su di lui, a Reggio Emilia su di lui, cioè non li fa più. E per me si è rotto qualcosa, per me. Comunque, per me si è rotto qualcosa. Cioè, allora, cerchiamo di capire. È possibile che realmente ci sia stato uno scollamento tra la squadra? Per me sì. Però io qui difendo Inzaghi. Perché le dichiarazioni di Inzaghi post partita non sono belle. Perché? Come diceva Stefano, sempre accamparsi scuse, fare il piangina, così non dai un bel messaggio alla squadra. Sì, però anche un po' d'amor proprio, i giocatori zero. Cioè, tu stai dimostrando anche al mondo, mi spiace dirlo, ma che anche i calciatori senza Conte non sono un cazzo. Cioè, anche tu calciatore non è che ne esci benissimo, Poi a te ne fregherà un cazzo perché il tuo stipendio arriva, però ne esci male. No, un minimo di personalità deve averla, non è che finisce lui, è una merda. Anzi, dovresti dire, sei andato via, mo ti faccio vedere che vinciamo anche senza di te. Cioè, questa è gente che non hanno Spegna, i coglioni, hai coglioni grossi come due noccioline. L'unico è Spegna che coglioni, non hanno i coglioni, Lautaro non ha i coglioni. Ma basta vedere le immagini. Duca, tanto siamo ai saluti. Stefano, vuoi dire l'ultima? Allora, io ovviamente seguo tutte le conferenze, tutte le interviste post-pre. Allora, Inzaghi fa parte purtroppo di quasi tutti i allenatori che dicono le robe scontatissime, due palle micidiali. Non dico che dobbiamo litigare ogni volta le interviste come l'anno scorso, però le interviste sensate. Ti ricordi, Fabio? Diciamo, maliziose, intelligenti. Solo le interviste. Solo uno che le faceva, che adesso è a Roma, che non viene fa neanche più praticamente. Ma stavamo dicendo io e Menghi guardavamo solo le interviste di Mourinho, solo le interviste della partita, solo le interviste. Questo qui fa come fanno in tanti, fa il compitino, quindi dalle interviste non è che puoi aspettarti più di tanto, quindi non è uno che si sbilancia e poi se fa delle robe diverse. Io dico domani cambia, per me domani cambia. Soprattutto dal punto di vista dei gol, quindi io invece rimango ottimista sul fatto che passiamo questo momento, riprendiamo il cammino, anche se non fosse la Salernitana, che comunque come al solito quando incontri le squadre che si devono salvare sono cazzi. Abbiamo visto Genoa, sembrava Atletico Madrid, però questa qua, Conte al Tottenham, ci siamo indeboliti per Gabriel Crista, è un'intervista che rimane nella storia, perché fai la campagna acquisti, ti hai comprato i giocatori, ci siamo indeboliti, numero uno. E poi con dei ragazzi della terza C praticamente gli ha fatto ancora gol. Chi? Con dei ragazzi della terza C, come si chiama, i Kulusevski? Ah sì, che Bruno Sacchi. ha fatto ancora gol. Che gol. E allora la domanda finale è questa, perché siamo 1987, c'è stato, io non capisco, perché qualche voce gira, ma come fa a esserci stato una rottura con Inzaghi, che è amico dei calciatori, sono sempre stati d'accordo, siamo, perché quando vanno male le cose sono otto mesi che sono insieme, ho capito, ma adesso mi metto dalla parte di Inzaghi, che per me non è un allenatore che può venire all'Inter, ma io per me non è un attore che può venire all'Inter, è bravo e con una buona rosa può anche vincere, però non è, all'Inter hanno vinto in pochissimi e quelli che hanno vinto hanno le stesse caratteristiche, lui non le ha, Inzaghi non ha le caratteristiche di chi, però se oggi guardo il lavoro di Inzaghi, che è buono, guardo le mie avversarie, può vincere anche Inzaghi, perché se no, se non vince Inzaghi o vince Pioli o vince Spalletti, due persone che Pioli non ha mai sollevato. Sì. Pioli non ha mai sollevato un trofeo e Spalletti non ha mai vinto in Italia qualcosa come uno scudetto. Ora dico, ma capisco, tutti gli spogliatori hanno dei problemi, ma nel senso, sono andati a fare una bella partita con Liverpool, hanno sollevato un trofeo insieme, vanno festeggiato a cena, così sono comunque quasi primi in campionato con la partita da recuperare.
che rottura c'è stata? O ci sono i mezzi contratti, o c'è gente come Vidal che avesse messo la bandiera del Flamengo in testa in Brasile, o De Vrij ha detto già che andrà via, ma questo si sa, o hanno litigato a livello personale, oppure cosa gli hanno detto? Che lo schema non va bene. Ma se dicevano che sì, oh ragazzi, questi bastardi che sono in campo, lo dico io in maniera provocatoria e mi dissocio, hanno detto finalmente siamo più liberi rispetto all'anno scorso con Conte, ci divertiamo di più, oh no, adesso non posso, io qui sono dalla parte di difendo Inzaghi, perché se gli hanno voltato le spalle, scusa Leo, sei d'accordo? Non ha detto ciò. Sì, sono d'accordo, adesso vabbè, sarà un momento così, speriamo che sia finito, che cazzo, non è che può durare in eterno, se non andiamo in Serie B veramente, cazzo. Grazie Stefano. Grazie a voi. Ci vediamo, seguite. Sentiamo domani sera. Se volete seguire a mio fratello, lo dico a 750 spettatori in diretta, ok? Ricordatevi che il canale, vai, pubblicizzati, c'è anche la bandiera dietro. Ho già detto tutto, pronostici naturali, prono naturali, ma tanto c'è tutto, basta mettere pronostici su YouTube, insomma. Ormai vedete dovrebbe... tutto. Ed esce tutto. Pronosticinaturali.com. Grazie, buonanotte, forza ciao, io. Ciao Stefano, ciao. Ciao Stefano, ciao. Fabio. No, aspetta Leo, tu rimani un secondo, dimmi, che fai i saluti, va via Stefano e vai. Vai Leo, anche tu. Ciao, tu non ci sei domani, detto, no? No, domani non riesco a coordinarmi. Con... Vabbè, bestemmi io per te, dai. Bestemmi tu per me e a questo punto sabato ti prenoto per il commento di Inter Salernitana. In qualsiasi modo vada, sabato ti chiamo anche al telefono 8 minuti, ok? Va bene. E... Ok, un saluto e vinciamo, dai, porla Madonna, vinciamo. Dai, vinciamo. Ciao Leo, grazie. Ciao Leo, ciao. Ciao. Allora, siete rimasti voi che siete il pepe e il sale più politicamente scorretto. Andiamo in conclusione. Ma no, insomma, che cazzo c'è da dire? Qui le partite, avete visto anche voi, Napoli è inciampato lì, a Cagliari doveva perdere con Mazzarri. Poi, o no? No, che inciampano tutti, sono d'accordo, però boh, io non vedo come faccia l'Inter a risollevarsi, proprio boh, non vedo. Questa è la sensazione che ho io, anch'io non vedo, cioè credo che ci sia qualcosa che ancora non sappiamo, che si è infilato nella ruota come un bastone. Sì, esatto. Però, ripeto, se vedo la mia rosa, se vedo gli avversari, io non posso credere che questa squadra che entrava in campo e metteva le palle in testa a tutti sia adesso in balia della Salernitana, no? Questa squadra di oggi dell'Inter di questo periodo contro chiunque potrebbe steccare, non è solo con la Salernitana, con chiunque. Tu prendi una squadra di Serie B, l'Inter fatica adesso. Franks ha ragione, secondo me. Duca, cosa ne pensi? Min, cosa ne pensi? Inzaghi sbaglia i cambi, i giocatori non digeriscono. Può essere. Ne ha sbagliati meno 150 quest'anno di cambi, quindi e i cambi sono non è che ne ha sbagliati due, 150 ne avrà sbagliati. Il Duca sa che è successo perché non parla. No, cioè io l'ho detto, io a me hanno detto delle cose, non faccio i nomi, però ecco quello che sostanzialmente è stato detto. Alla fine primo tempo del Sassuolo, Inzaghi è entrato, a me hanno detto questo, Inzaghi è entrato negli spogliatoi e li ha ribaltati, ok? Li ha ribaltati e c'è stato qualcuno che ha stortato il naso, da cui sì. Inzaghi è andato da Marotta, ha riferito questo stortamento di naso e Marotta puntualmente è arrivato il giorno dopo con l'intervista, richiamando tutti a dire Cicci, sei qua per vincere la seconda stella, non per cazzeggiare. Esattamente, combacia anche. Ma chi è che avrà storto il naso dalla ribaltata di Inzaghi? A me hanno detto tre nomi, però non mi va di farli perché sennò partono le crociate. No, partono le crociate, poi sarebbe uno spettegolezzo. Anche a me ne ha fatti tre, uno me lo sono pure dimenticato. E... Corsa tra perdenti? Sì. Allora, chi vince sto campionato, cioè mettiamoci in testa, è chi ha fatto meno cagare dei tre, Non dovrebbe neanche festeggiarlo, cazzo. Esatto. Cioè, è uscito, Ciao Manuel, anche lui dalle Marche, ciao Manuel. Oggi non ti ho risposto sul luogo della live perché non la sapevo neanche io, non la sapevo neanche il Duca. Sono le cappelle di Anda, si sono stufati. Attenzione,
quello che diceva prima Leo, ma anche fosse, ma non giustifica il fatto che entri in ciabatte, ragazzi, certo. Cioè, ma voi lo vedete l'atteggiamento che ha la squadra o no? Ma non niente giustifica l'atteggiamento che hanno, eh. Questa è gente da prendere a schiaffi veramente negli spogliatoi, sì, cioè, questi qua, ci fosse un Materazzi in squadra, ma veramente, io non lo dico per dire, li prenderebbe realmente fisicamente a schiaffoni, Ma stai scherzando? Ma il leader dell'Inter, i giocatori, chi è che è? Non c'è. Vedi, è il problema. Il leader era Conte e in campo era Lukaku. Esatto, sì, però, sì. Finalmente l'hai detto. Ragazzi, Lukaku in campo, era il leader. Date la palla a me, esatto. Dammela a me. Cioè, ragazzi, me cazzo nervi, dalla però vedi dove manca tra virgolette il manico. Io sono convinto che nonostante tu di riserve hai Vecino, Vidal e Gagliardini, questo Barella con un Conte non giocava, gliene fregava un cazzo se metteva Vecino titolare, gli faceva far panchina, dici? Beh, lui sì, non guarda in faccia a nessuno, però non sarebbe stato conciato con lui così. Ma non lo so, guarda, a me veramente si stanno rivelando tutti realmente una grande delusione dal punto di vista mentale, perché io dico A, dovevi dimostrare che senza Conte valevi, B, non puoi crollare in questo modo senza Conte, cioè, ma ragazzi, ma al di là di Inzaghi, che può essere il primo dei coglioni aver mille colpe, ma in campo vai tu, ma un po' d'amor proprio, certo. Ma tu non puoi andare col Genova e non fare prendere una traversa finita la partita, ma stiamo scherzando. Il Milan zero tiri al derby, devi mangiare. Dai, ma minimo, figa di entrare dentro e dirgli porco zio, almeno me la gioco. Ma dopo che non hai vinto neanche uno, devi dire. Sembrano spenti, che non hanno neanche voglia, sembra di vedere. Non hanno voglia. Per quello che ti dico, con la Salernitana, calma a festeggiare. Perché se questi qua malauguratamente ti fanno un gol, poi tu vai a fargliene due. Certo. Mio ragazzi, vi ringrazio di cuore per la sorpresa che mi ha fatto il Menghi prima di tutto, poi Alessandro, poi Stefano, il Duca, che invece c'è sempre. Leo, sono contentissimo che è arrivato Silvio, è arrivato anche Matteo from Radio DJ. Io dico che il momento è veramente un momento di merda. Molto delicato. Delicato. Non abbiamo fatto nessun tipo di necrologio, non siamo venuti qua a fare gli intertristi. Abbiamo messo sul tavolo, prima di altri su questo canale, che ci poteva essere una grande flessione. Il Menghi addirittura mesi e mesi fa. Non abbiamo contestato nessun mister, abbiamo cercato di capire che cosa è successo, perché anche il mio amico Cavasini, che saluto, devo dire, perché gli voglio bene, noi ci diciamo la verità, che per me è un match analyst il migliore d'Italia, è un interista totale, però secondo me anche l'altra volta qui ospite è stato un pochino troppo ottimista. Poi ho visto che anche FC Internews ha preso la piega di dire, bene ragazzi, mettiamo i problemi sul tavolo, infatti io ho fatto un video su quello. I problemi che noi dicevamo, sai, tutti Inter triste, poi sono usciti, cioè è ufficiale, il portiere, Lautaro, De Vrij, Barella, ogni calciatore ha un cazzo di problema, no? Ma io infatti in quel momento qua, la cosa migliore da fare è veramente prenderli tutti, ti siedi in tranquillità, ma veramente lo dico con tutti i ragazzi, dire boh, parliamoci. Almeno esatto. Se magari qualcuno deve far uscire qualcosa, ma meglio secondo me che prendi la sfoghi, non te la tieni dentro, magari sono puttanate che risolvi in 10 minuti e riparti in campo con la mente pulita. Perché io dico questo concludendo e poi non parlo più, vi lascio il finale. Io dico che ancora oggi l'11 titolare dell'Inter, più anche gli acquisti e qualche riserva, sì, è in grado di portare a casa questo scudetto per il calendario, per la rosa, per il momento brutto che ha le spalle. Questa squadra può assolutamente, deve stare attenta a Torino come sempre, anche perché zanzano, per il resto questa squadra può assolutamente vincere lo scudetto. Cioè io ci credo, può vincere, se non la vince perché veramente è successo qualcosa che non sappiamo. Ho concluso, grazie. Il pensiero finale, sei d'accordo Menghi? Cioè io... Sono d'accordissimo. Sono mica inferiori a Salamella, a Cruni. Assolutamente no. Oh Fabio, abbiamo giocato 2 volte il derby e qui mi sta per scappare una bestemmia contro Balloturè, Calulu, si è fatto male quello, non c'era Calabria, non siamo riusciti a fare un gol. Abbiamo fatto 3 derby da comici, uno perché non segni, uno perché non tiri e uno perché ti sei suicidato. Dai, ma ragazzi.
Cioè, adesso questo periodo qua, come dice Luca, si siedono perché hanno le capacità. Cioè, ragazzi, due mesi fa, no, se non lo vince, se non lo vince l'Inter è perché lo perde l'Inter, comunque. Perché lo perde l'Inter, e comunque quando lo perdi è brutto. Inter Liverpool. Ci sono Alexander Arnold e Robertson che stanno ancora cercando Dumfries. Quando cazzo abbiamo giocato questi inglesi di merda? Due settimane fa? E allora? Che cazzo è successo? Ah, non lo so. Adesso ci mancavano le nazionali di merda. Luca, a concludere. Hai già detto tutto? Sì, domani è la fine, in un senso o nell'altro. Cioè, non è ammissibile nulla che non siano i tre punti e non sculati al 90esimo. Tre punti presi, punto e stop. Perché se no, ragazzi, poi a fine stagione, se non metti in bacheca un cazzo, qualcuno ne deve rispondere. Grande AM, sempre positivo. Noi siamo quelli di Verona. Speriamo, vi ringrazio, buonanotte. Buonanotte. Siete tutti amici, voi in particolare. Grazie. Ciao, buonanotte. Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie a tutta la chat, a tutti i donatori, a tutti gli amici. Avevo tanti ospiti, quindi non ho fatto entrare nessuno in live, ho fatto un intervento alla Brasile di Kleber, poi ti segnalo il coso di Kleber per la geopolitica. Certo. E buonanotte a tutti. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao ragazzi.